Buonasera a tutti, sono le ore 16.51 e diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale congiunto Prato-Montemurlo in questa seduta solenne. La parola al segretario del Comune di Montemurlo per l'appello. Buonasera, Calamai. Presente. Palanghi. Presente. Papi. Presente. Milone. Presente. Bottarelli. Presente. Fava. Presente. Asper. Presente. Arcangioli, presente. Sarti, Ravagli, presente. Colsi, presente. Santoni, Mazzei, Fanti, Lastrucci, Baglioni, presente. Mazzanti, presente. Grazie. Io per il Comune di Prato lascio la parola alla segretaria Fedeli per l'appello per i consiglieri e le consigliere comunali del Comune nostro. Prego. Alberti. Presente. Bartolozzi. Belgiorno. Betti. Presente. Biagioni. No. Biffoni. Sì. Calussi. Presente. Cocci. Presente. Curcio. No. Facchi. Faltoni. Presente. Fanelli. Presente. Garnier. Presente. Guerrini. La Vita. Presente. La Franceschina. Presente. Lin. Longobardi. Presente. Maioriello. Presente. Meoni. Mugnaioni. Norcia. Ovattoni. Romei. Rosati. Sapia. Ciumbata. Soldi. Spada. Stanaser. Tassi. Presente. Tinagli. No. E Wong. Thank you.
Lei è stato il più giovane deportato politico italiano. Ci può parlare del suo arresto? Ci può parlare anche del momento di quello deportato? Benissimo, allora l'arresto è avvenuto a Montemurlo, dove eravamo sfollati appunto in un granaio diviso poi con gli armadi e pareti di tela in modo da ricavare un po' di intimità nelle camere e nelle cose. Comunque eravamo sistemati lì e non stavamo male. A un certo punto però il tavolo era davanti alla porta d'ingresso di questo granaio, sentì una gran botta, si spalancò la porta e io mi ritrovai appunto la pistola, la Luger del maresciallo Ravanzer sotto il naso e ero lì seduto al tavolo. Ecco, e questo fu l'inizio dell'arresto. Prima mi tennero lì nell'aia, poi ci portarono tutti la sera a buio in un camion lì alla sede dell'SS a Firenze, a Villa Triste, dove appunto mia mamma ebbe questo interrogatorio, noi invece chiesero poco o niente. E poi io alla Murata, mia mamma e mia sorella a Santa Verdiana. Da allora ho perso tutti i contatti con la mia famiglia, non ho avuto, solo lì dalle carceri una mia zia che abitava a Firenze mi fece arrivare un golf, uno spazzolino da denti e un tubetto di dentifricio, ecco, e 1.000 lire che mia mamma aveva salvato, gli aveva preso tutto, però ci aveva fece mandare 1.000 lire tramite il carcere, che poi non l'ho potuto utilizzare ovviamente, che mi trasferirono prima a Fossoli, dove trovai appunto Focacci e poi a Mauthausen. A conclusione di questa intervista, quale messaggio si sente di dare ai giovani e ai meno giovani? Il consiglio più giusto è quello di essere curiosi, di imparare non solo, non sto parlando dei libri di scuola, ma di imparare tutto quello che è possibile imparare, perché ti possono levare tutto quanto, questo è quello che dico sempre ai giovani, il telefonino, lo smartphone, le scarpe firmate, e poi ritrovarti letteralmente nudo, come mi sono ritrovato io lì a Mauthausen. Però quello che tu sai o tu sai fare, quello non te lo leva nessuno. Questa è l'ultima intervista a Marcello Martini, pratese, sfollato a Montemurlo, dove venne arrestato il 9 giugno del 1944 per essere poi, come ci raccontava, deportato a Mauthausen. Aveva 14 anni quando fu arrestato, è stato il più giovane deportato politico d'Italia. Sopravvissuto al campo, è tornato a casa e ha dedicato instancabilmente tutta la sua vita a raccontare il suo inferno ai giovani e insegnargli la pace. Iniziamo. Inizio rivolgendovi ovviamente il mio benvenuto, la buonasera a tutti. Rivolgo un saluto al viceprefetto di Prato, dottore Daniele Corbeltaldo, al vicario del questore di Prato, dottor Giancarlo Consoli, al capitano Quintino Prete, comandante della tenenza dei carabinieri di Montemurlo, qui oggi anche per il comando provinciale, alla comandante della polizia municipale di Montemurlo, Erika Cappelli,
all'assessore regionale Alessandra Nardini, alla consigliera regionale Ilaria Busetti, alla comunità ebraica che anche in questa seduta non ci ha fatto mancare la sua presenza, con la rappresentante Andrea Davis, che hanno appunto accolto questo nostro invito. Saluto il sindaco di Prato, quello di Montemurlo, tutti i componenti delle giunte, dei nostri consigli comunali, alle instancabili associazioni ANED, AMPI, al Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, a tutte le autorità civili e militari, civili e religiosi presenti, ai nostri ospiti, dottor Emanuele Fiano e dottor Carlo Creppi, e a tutti i cittadini intervenuti. Mi perdonerete poi se voglio rivolgere un saluto speciale agli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo che sono qui con noi oggi in questa occasione. Vorrei anche ringraziare in particolare la vicepreside Sinforosa Petrocelli. Il mio oggi più che un saluto in realtà vuole essere un ringraziamento. Un ringraziamento ai nostri consigli comunali, ai nostri sindaci, alle nostre giunte, alle assessore con delega alle politiche della memoria, Vespi e Santi, a tutto il Museo della Deportazione, con Camilla, con Enrico, con Elena, a tutti gli ospiti che di volta in volta in questi 5 anni hanno raccolto il nostro invito e ci hanno supportato in questa idea di rinnovare ogni anno questo appuntamento di questa seduta solenne, perché non era scontato. I nostri consiglieri ormai lo sanno, questo della seduta solenne in occasione della memoria è un appuntamento che rinnoviamo tutti gli anni e ha l'obiettivo di creare un'occasione, un approfondimento partendo dalla storia, senza tralasciare nessuna storia. Abbiamo cercato di affrontare tutte le deportazioni nazifasciste, perché crediamo fermamente che sia questo il presupposto, quello dell'approfondimento della storia, per una riflessione che è necessaria anche per pensare, ripensare un futuro, una società che possa celebrare la diversità e che rifiuti ogni forma di antisemitismo e di discriminazione. Quando io e il presidente del Consiglio Comunale di Prato, Alberti, abbiamo condiviso per la prima volta questa idea, noi avevamo ovviamente delle esperienze, un background, una conoscenza, una sensibilità che probabilmente era diversa. Quello che ci ha immediatamente unito era però l'idea politica che noi volevamo perseguire. E l'idea che ogni consiglio comunale, se l'avessimo davvero fatto in occasione del giorno della memoria, non doveva essere soltanto un consiglio comunale commemorativo, ma anche un'occasione, uno stimolo ad una riflessione su quella che è la nostra società di oggi, la nostra società contemporanea, sul nostro futuro. Tante volte ci siamo detti, ci siamo interrogati se quell'idea che avevamo avuto fosse un esercizio sterile di memoria, e quindi tutte le volte abbiamo cercato di essere anche noi in questa occasione appunto di stimolo. Imprescindibile in questi 5 anni è stato ovviamente il percorso, la guida storica ed esperta del Museo della Deportazione, che ringrazio. E in questi giorni, pensando anche a come avrei aperto questo consiglio, alle parole che avrei detto, mi sono accorta che in realtà ad ogni consiglio comunale, ad ogni iniziativa sulla memoria a cui ho partecipato, quella che cresceva, che imparava, che rifletteva, in realtà ero io. E quindi il mio ringraziamento va per questa occasione che ho avuto la possibilità in questi 5 anni di spendere e di conoscere. Spero che quindi queste sedute in qualche modo abbiano lasciato in ciascuno di voi un seme per questa riflessione. E ripensavo e ricordavo, infatti anche ho fatto proprio una scorsa, no, del primo consiglio del 2020, di quando abbiamo sentito le parole di Tatiana Bucci, superstite. Quella per me ad esempio è stata l'occasione in cui per la prima volta ho conosciuto un testimone della Shoah.
Nel 2021 è stata l'occasione per ripercorrere la resistenza pratese, nel 2021 mi sono commossa quando la professoressa Rizzin ci disse che non si sarebbe mai immaginata fino a quel momento che la storia dei Porraimos, una storia anche quella emarginata nell'ambito delle deportazioni, potesse trovare posto e celebrazione e commemorazione all'interno di un'istituzione, il Consiglio Comunale. La stessa commozione l'ho provata l'anno scorso durante il saluto all'ultimo Consiglio Comunale che ha fatto Camilla Brunelli, direttrice storica del Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato, che ci raccontava col suo modo, come solo lei sapeva fare, di quella volta che il lavoro, il diritto allo sciopero, fu pretesto per una repressione e una deportazione politica. E quindi, ancora una volta, per questo invece di essere un saluto, questo ringraziamento. L'impegno poi che vogliamo sottolineare oggi con questa seduta è quello, è l'impegno di continuare a portare avanti la testimonianza indiretta. Sappiamo bene che oggi è sempre più necessario che noi stessi oggi possiamo essere portatori di testimonianza, proprio perché i testimoni in vita purtroppo stanno scomparendo. Oggi i nostri ospiti ne sono diretta testimonianza e illustri esempi, perché Emanuele Fiano, figlio di ex deportato, incarna l'eredità di coloro che hanno sofferto durante l'Olocausto, la sua testimonianza personale e la sua eredità familiare. È una responsabilità, un'eredità che lo spinge a raccontarla, a combattere ogni giorno. Carlo Greppi, che nella sua ricerca della luce, della storia, una storia che raccontasse di umanità e di bene nell'inferno e nella furia nazifascista, ci ha restituito una storia, anzi ci ha restituito un esempio che altrimenti sarebbe rimasto tra le righe di un'altra grande storia. Ed è stato proprio pensando al futuro, alle nuove generazioni, alla necessità di essere noi oggi responsabili del messaggio che lasceremo alle nuove generazioni, che poi a loro volta dovranno portare avanti i valori fondamentali della nostra democrazia, del diritto alla vita, della libertà, di una cultura alla memoria, di una società che sia priva, anzi lo dicevo prima, che celebri la diversità, che ci siamo chiesti all'incirca un anno fa come potevamo fare, quale potesse essere una chiave per tramandare ancora una storia di deportazione e di resistenza. E quindi eravamo io, l'Alberti, Enrico Giozzeri del Museo della Deportazione e lì è nata l'idea che oggi vi presentiamo per la prima volta e che poi vi consegneremo a fine seduta, l'idea di far diventare fumetto la storia di Marcello Martini, quindi la storia di una deportazione politica di un pratese, cittadino onorario oggi anche di Montemurlo, di portare questa storia di questo adolescente, di questo 14enne deportato tra i suoi coetanei, e il linguaggio del disegno del fumetto ci è sembrata la chiave, il linguaggio perfetto. Questo è un modo per noi per rinnovare il nostro impegno, per dichiarare da che parte stiamo, e l'attenzione va sempre tenuta alta, mai abbassata. Si diceva prima con la rappresentante della comunità ebraica, sembra tutto passato, sembra lontano, non lo è, perché dove non c'è cultura anche della memoria di ciò che è stato, è spesso germoglio di odio, di ignoranza e di discriminazione. Quindi secondo me questo fumetto, sono molto emozionata e orgogliosa perché rappresenta un po' il finale perfetto, quantomeno di questo percorso che abbiamo iniziato 5 anni fa. Ora mi taccio e passo la parola al mio compagno di viaggio, presidente del Consiglio Comunale di Prato, Daniele Alberti. Buonasera a tutti e a tutti i consiglieri presenti, ci scuserete, in particolare i nostri illustri ospiti che poi sono la parte importante di questo consiglio, di questi consigli comunali congiunti, però insomma ci permetterete oggi di uscire un po' dal contesto istituzionale in quello in cui ci troviamo, che è quello dei consigli comunali,
in particolare perché vorrei prima di tutto ringraziare la Presidente Palanghi, Federica, perché in realtà poi la prima idea è stata un po' la sua, poi l'abbiamo condivisa insieme, quindi è importante per me e per noi ringraziare. Quello è stato un percorso di 5 anni che, nonostante il Covid, nonostante tanti problemi che si sono succeduti in questi anni, abbiamo voluto portare insieme e, se mi posso permettere, diciamo, di consegnare a chiunque sarà l'amministratore o le amministratrici dei prossimi consigli comunali, perché tra pochino ci appresteremo al voto e al rinnovo dei consigli comunali, e vogliamo che questo sia un punto fermo su cui non retrocedere mai, proprio per le considerazioni che faceva la Presidente Palanghi, perché purtroppo ancora oggi c'è bisogno di lavorare su questa cultura della memoria. Non è solo un giorno importante, ci apprestiamo fra poco ai festeggiamenti, a tutti gli onori che il 27 di gennaio porta con sé, con tutto il bagaglio di quella memoria di cui anche oggi parleremo e sentiremo raccontare da testimonianze dirette, come un figlio di un deportato di un scrittore, su storie che sono un po' le storie di tutti noi e che abbiamo bisogno non solo di tramandare alle nuove generazioni, parlo anche per quello che è l'impegno storico che ha sempre portato avanti ANED, che è l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, qui rappresentata da alcuni soci, che era un impegno dei prima dei testimoni diretti, poi anche dei familiari, però passa, l'orologio biologico è un orologio che purtroppo non, come dire, ci ha allontanato purtroppo da testimonianze dirette come quella di Marcello, che ci ha, anche se per pochi secondi, ci ha emozionato, no? Rispetto anche a quello che poi è stato il lavoro che nel corso degli anni hanno fatto proprio gli ex deportati, il Museo della Deportazione e Resistenza, che oggi è anche il soggetto che, grazie all'impegno della Regione Toscana, e ringrazio l'assessora Nardini e la consigliera Bucetti, oggi si è impegnata come Regione a garantire non solo la continuazione del lavoro che fa il Museo della Deportazione, ma anche quello che accade a Firenze con il memoriale di Auschwitz, che è lì, che è qui nella nostra regione, che è un simbolo importante e non solo per quella che è la storia della deportazione politica di questo paese, di cui spesso si parla molto poco rispetto a tutto, purtroppo, quel panorama di deportazioni che ha raccontato la Presidente Palanghi. Però ci tengo qui a salutare in particolare l'ANED e in particolare Giancarlo Biagini, che sarebbe venuto volentieri, ma la salute purtroppo ormai non glielo permette più, ma tutti quegli ex deportati come Castellani, Vannini, ne potremmo citare tantissimi altri, che insieme al Presidente della Repubblica Emerito Azeglio Ciampi inaugurò quel museo così importante, che non è solo un museo ma è un centro di documentazione e di lavoro, no? Che si svolge sui temi della memoria, no? Una ricerca storica che continua. Quindi io credo che sia importante pensare che servono questi momenti, saluto anche il professor Bravi, si servono questi momenti anche per le istituzioni, mi permetto di dire, perché forse spesso le istituzioni, al di là del momento e del contesto, diciamo, più celebrativo di una posa di una corona, hanno bisogno di studiare questo paese. Purtroppo le vicende di questo paese spesso, ci danno conferma che c'è bisogno ancora di parlare di questa memoria condivisa, che poi ha portato questa sofferenza e quello che è accaduto alla nostra Costituzione, quindi insomma, al faro principale su cui basano i principi della nostra democrazia, ma in particolare perché gli ex deportati, i testimoni, i familiari ci dicono che non servono solo i giorni di ricordo, perché il ricordo non basta, servono momenti di riflessione con nuovi linguaggi. La Presidente Palanghi parlava di un fumetto che è stato elaborato con la scuola di fumetto di Comics e cofinanziato dalla Regione Toscana, dal Comune di Prato, patrocinato dall'ANED, perché c'è una necessità di parlare di questi temi anche con un linguaggio diverso, che è probabilmente più vicino alle nuove generazioni e che ci aiuta magari a raccontare
questa memoria in maniera più importante, probabilmente anche ad affrontare, diciamo, con maggiore consapevolezza quelle che sono le insidie del presente, perché su questo si basano anche momenti come questi, dove le istituzioni devono essere argine a qualcosa che probabilmente ancora non sta funzionando. E quindi niente, io volevo essere breve, non mi riesce mai, lo so, mi brontoleranno in tanti, però voglio ringraziare davvero tutti noi, i consiglieri comunali, le consigliere comunali che sono presenti, perché sono stati anni importanti, probabilmente ci hanno reso anche più consapevoli che questa è la strada che dovremo proseguire anche dopo il termine amministrativo di questa legislatura. E grazie davvero a tutti, davvero anche per la pazienza che ognuno di noi ha dimostrato, insomma, nello spostarsi, nell'organizzazione. Non è mai facile, però insomma credo che questi anni siano stati importanti davvero per ognuno di noi e porterà un ricordo importante di quello che è stato anche la nostra esperienza amministrativa su temi così importanti come la memoria. Grazie a tutti. Passeremo a anche saluti di quindi porterei, se può venire qui, la consigliera Bugetti per un saluto. Grazie. Vado qui. Grazie. Ma un saluto davvero breve, e sono, come dire, ben lieta di farlo qui con i due consigli comunali congiunti, quindi saluto i due presidenti del consiglio e dei consigli comunali, saluto tutti i consiglieri, le forze dell'ordine e tutti coloro che sono qui a questo tavolo, grazie davvero. Di quello che stiamo facendo non aggiungo tanto perché lo lascio all'assessora Nardini, il ruolo e il compito di specificare tutte le azioni che abbiamo seguito peraltro insieme non solo in questa legislatura ma anche nella precedente, e quindi l'impegno forte di una regione che è sempre attenta e mai mancando di un mezzo centimetro e mai arretrando, nonostante a volte quando si arriva a tagliare i bilanci la prima cosa che si pensa di tagliare sia quella. Ecco, su questo voglio rassicurare che noi abbiamo sempre tenuto la barra dritta, perché se si arreta ad un centimetro si perdono anni di memoria e di storia, e questo insomma è una cosa che mi fa piacere riportarvi e di cui ringrazio anche il lavoro dell'assessore e di tutta la giunta regionale come del consiglio. Il lavoro che oggi verrà presentato fa parte di un lungo filo e di un lungo percorso che questa provincia per fortuna fa da anni, e di questo ringrazio l'ANE del Museo della Deportazione e tutti coloro che si sono impegnati a trasmettere alle nuove generazioni messaggi che vanno rinnovati e rinfrescati per le nuove generazioni. Mi fa piacere che ci siano ragazzi, perché quando si passa il testimone i ragazzi sono i depositari più importanti di questi messaggi. E passare il testimone da chi ha vissuto queste storie e costruire quella che è la memoria collettiva è un esercizio profondo che passa dal sentire. Sentire che questa cosa è importante, sentire che le sofferenze sono state enormi, a volte inimmaginabili, sentire che chi le raccontava in quel momento storico, chi le viveva in quel momento storico e magari le urlava, le gridava, forse non era creduto o forse veniva sminuito. Ecco, nella contemporaneità credo che si debba riportare questi elementi alle battaglie che ognuno di noi vive anche quotidianamente, perché nel nostro piccolo, se si lascia che un granello di quelle cose si insinui, può tornare grande in ogni momento e provocare quello che oggi purtroppo ancora vediamo sulle cronache in alcuni paesi. Lo vediamo in alcuni popoli che vengono ancora perseguitati nelle guerre che ci sono nel mondo. Quindi mai arretrare di un centimetro, perché una cosa piccola che si lascia passare può diventare una cosa grande che va a ledere i diritti delle altre persone, le nostre libertà. Ecco perché nella nostra provincia, da una parte dico siamo fortunati, perché abbiamo avuto tanti testimoni che abbiamo potuto ascoltare, di cui abbiamo saputo far tesoro, perché le interviste, i racconti, tutto quello che abbiamo catalogato e che possiamo oggi risentire, rivivere anche attraverso i fumetti, che sono anche
una maniera nuova e diversa da trasmettere alle nuove generazioni. Sono tutti elementi che noi abbiamo saputo raccogliere negli anni, far tesoro, e sono lì per essere trasmessi. Quindi ascoltare, sentire e trasmettere, continuare a trasmettere. Perché più che ci allontaniamo e più che abbiamo bisogno di sentire e tenere a cuore quella memoria perché non si ripeta. E tuffarsi di nuovo e ascoltare le parole penso sia un qualcosa che a tutti arriva e fa venire i brividi. Ecco, su questo credo che tenere quei brividi e non ridirsi ancora oggi sia lo strumento di prevenzione più grande che noi possiamo avere. Quindi grazie per questa giornata, grazie perché questo lo dobbiamo fare tutti i giorni dell'anno. Qui lo celebriamo in questa settimana, ma lo dobbiamo fare tutti i giorni dell'anno e questo noi proviamo a fare e vorremmo farlo insieme a tutti voi. Grazie. Grazie alla consigliera Busetti, vorrei anche salutare, prima mi sono persa un po', l'assessore Di Poggio Cataldi, rappresentante della Guardia di Finanza, e anche io saluto il professor Luca Bravi. Vorrei invitare quindi per un saluto l'assessore regionale Alessandra Nardini. Grazie, buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti, grazie alla Presidente del Consiglio di Montemurlo, al Presidente del Consiglio di Prato, ai due sindaci, a tutte le consigliere, i consiglieri, le assessore e gli assessori presenti, alle autorità civili e militari che vedo in sala. Un saluto particolare lo voglio rivolgere alle studentesse e agli studenti, perché è veramente bello e importante avervi qui, e ringrazio appunto i presidenti dei consigli comunali per aver voluto la vostra presenza, che rende ancora più significativa questa seduta solenne congiunta. Grazie, è stato già ricordato il ruolo fondamentale delle associazioni, a partire da chi quotidianamente difende e valorizza la memoria di quegli anni, di quella che è stata la storia del nostro paese, anche la storia più buia e vergognosa. Penso al ruolo fondamentale che l'ANPI, l'ANED, l'ANEI e tutte le altre associazioni antifasciste svolgono sui nostri territori. E poi grazie per il regalo che il territorio pratese ci ha fatto con la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e della Resistenza, perché quel luogo a Figline di Prato, che oggi è ancora più prezioso grazie alla presenza nel territorio fiorentino del Memoriale delle Deportazioni, che proprio il museo ha in cura con il nuovo allestimento, questo per noi è davvero un luogo, ma più che un luogo, una forma di sapere e di competenza che in questi anni ci ha consentito anche di poter sviluppare tantissime iniziative davvero fondamentali per noi, come ad esempio anche il Giorno della Memoria, che quest'anno celebreremo nella mattina del 25 gennaio, coinvolgendo centinaia e centinaia di studentesse e di studenti da tutta la Toscana, una parte in presenza e la stragrande maggioranza online grazie ai nuovi strumenti tecnologici. Grazie davvero per il lavoro preziosissimo, insostituibile, che Enrico, Elena, ma voglio ricordare anche la Presidente Aurora Castellani e la storica direttrice Camilla Brunelli, e oggi anche il contributo prezioso del professor Luca Bravi. Grazie davvero per la passione che avete sempre messo nel vostro ruolo e nel vostro lavoro, perché la differenza molto spesso la fanno le donne e gli uomini, e voi davvero in questo territorio, e non solo in questo territorio, in tutta la Toscana, l'avete sicuramente fatta da anni, ogni giorno. Grazie davvero per l'opportunità di celebrare una data così significativa e di farlo in questo preciso momento storico in cui forse, mi permetto di dire, c'è ancora più bisogno. Noi viviamo in un paese che, dobbiamo dircelo, non ha saputo fino in fondo fare i conti con la propria storia, a differenza anche di altri paesi. E lo dico purtroppo senza timore di essere smentita, anche alla luce delle recenti immagini che abbiamo dovuto vedere. Quelle braccia alzate, quei saluti romani ad Acca Larenzia, il fatto che delle bambine e dei bambini hanno dovuto trovare nelle calze della Befana i simboli della decima Hamas, e purtroppo potrei ricordare l'assalto squadrista fascista alla sede nazionale della CGIL a Roma, quelle stelle di David che tornano ad imbrattare i muri delle case dove vivono ebrei ancora oggi. Ecco, io credo che a maggior ragione in questa fase storica
noi non possiamo cedere assolutamente il passo a nessun tentativo di revisionismo e di negazionismo. E allora dobbiamo pretendere che le istituzioni democratiche, nate appunto dopo quel periodo così buio e vergognoso, la nostra Repubblica con la nostra bellissima Costituzione, che è antifascista, dal primo all'ultimo articolo, lo è non solo nella 12ª disposizione finale e transitoria, ma lo è quando mette al centro la dignità di ogni essere umano, quando parla di libertà, di diritti, di democrazia, di uguaglianza. Ecco, allora io credo che oggi sia un nostro preciso dovere, prima di tutto, dichiararci convintamente, senza nessun indugio, antifasciste e antifascisti. Perché parlare oggi di questo non è anacronistico, ma è assolutamente doveroso, soprattutto se si ha l'onore e l'onere di rappresentare la propria comunità all'interno delle istituzioni a tutti i livelli. E allora io credo che oggi sia necessario, doveroso, ringraziare la comunità ebraica che è qui presente, ho citato prima le associazioni antifasciste, ricordare tutte le deportazioni, ovviamente la Shoah, una tragedia per cui non esistono eguali in numero, in dimensioni, nella drammaticità di quei fatti e di quanto avvenne in quegli anni. E dobbiamo anche ricordare tutti gli altri tipi di deportazione, e voglio ringraziarvi anche per questa sensibilità che avete avuto, assolutamente non scontata. La deportazione, l'avete citata, di Rom, Sinti, la deportazione della comunità LGBTQIA+, la deportazione di persone con disabilità, testimoni di Geova, la deportazione di chi decise di non restare indifferente ma che combatté il nazifascismo, quindi la deportazione politica, e poi l'altra resistenza, quella degli IMI, degli internati militari italiani, perché noi in Toscana sappiamo bene cosa è accaduto l'8 settembre, chi scelse da quella data di stare dalla parte giusta o di stare dalla parte sbagliata della storia. Noi non ci confondiamo, come permettetemi, forse rischia di fare qualche calendario. Ecco, allora io credo che oggi essere qui sia fondamentale per ribadire che orgogliosamente affondiamo le nostre radici nei valori dell'antifascismo e della resistenza. La nostra Regione Toscana, che ha scelto come simbolo, ce l'avete qua alle vostre spalle, in questa meravigliosa bandiera, il Pegaso alato. Il Pegaso alato non era un simbolo casuale, ma è quello che fu scelto perché era stato scelto a sua volta ancora prima dal Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Quel simbolo rappresenta un impegno. Voi oggi ci avete ricordato che questa non vuole essere solo una celebrazione, ma vuole essere un impegno attivo. Ecco, scegliere quel simbolo significa ogni giorno ribadire che quei principi e quei valori fanno parte e continuano a far parte della nostra storia, con un impegno particolare rivolto alle giovani generazioni. La straordinaria, meravigliosa senatrice Liliana Segre ha fatto più volte appello alle giovani generazioni, chiedendo loro di essere sentinelle di memoria. Ecco, io credo che questo oggi sia ancora più importante, perché purtroppo, lo avete detto, i testimoni di quei fatti via via, per questioni anagrafiche, ci stanno, come è naturale purtroppo che sia, lasciando. E allora tocca a noi, come in una sorta di staffetta generazionale, raccogliere il testimone. Io voglio davvero ringraziare Fiano e Greppi per essere qui questo pomeriggio, per arricchire questo pomeriggio con le loro esperienze, con le loro testimonianze, con i loro racconti, perché è fondamentale conoscere e approfondire la storia, perché la storia non può essere né negata né riscritta, e uno dei nostri doveri è quello di vigilare affinché questo non avvenga. Io vi voglio davvero ringraziare di cuore, e mi auguro davvero che chi raccoglierà il testimone dopo di voi in queste due istituzioni pratesi voglia continuare con lo stesso impegno, onorando anche la memoria di quei 29 martiri di Figline di Prato, perché il museo sorge in un luogo evocativo e significativo, e voglia continuare ancora a tenere viva la memoria, ma anche a proteggerla da qualsiasi tentativo di revisionismo e di negazionismo che in Toscana cercheremo di far sì che non trovi mai assolutamente nessuno spazio. Grazie. Un saluto alla dottoressa Dani della comunità ebraica di Firenze. Prego. Sono qui a nome della comunità ebraica di Firenze, di Siena, di Pistoia. Voglio ringraziare veramente anch'io del cuore
i presidenti del Consiglio Comunale qui, di Montemurlo e di Prato, Federica e di Gabriele, e due sindaci di Montemurlo e di Prato. Grazie per questo evento. Soprattutto però io voglio ringraziare i professori che hanno portato gli studenti qui oggi, perché qui si parla di non perdere memoria per non ripetere quello che è successo nel passato. Sono parole grosse la deportazione, sono parole e numeri grossi, 6 milioni di morti, deportazione, le leggi razziali. Ma cosa significava veramente? Prova a immaginare che voi un giorno andate a scuola con lo zainetto perché dopo devi andare in palestra. Arrivi alla scuola e senti, no, tu non puoi entrare perché tu hai gli occhi blu. Tu non puoi entrare oggi. Poi tu vai in palestra e tutti si girano e dicono, no, tu hai i capelli biondi, non puoi più entrare. I tuoi amici che fino al giorno prima erano gli amici del cuore, che attraversano il marciapiedi perché i genitori hanno detto di non parlarti più. Questo è il significato dell'effetto delle leggi razziali. Uno non ci pensa. Qui quando cammini per le strade c'è il progetto da anni di mettere pietre di inciampo. Questi sono piccole pietre di ottone che vengono messi nei posti dove le persone sono state arrestate, deportate e poi assassinate, perché non c'è altra parola da usare. Però quando le mettono cercano di raccontare la storia, perché quelle pietre rappresentano non solo un numero, un nome, ma una persona. Dietro il mio studio a Firenze ci sono quattro, è una famiglia di mamma, papà, il fratello e la sorella. Una ragazzina di 13 anni scappata perché è andata e sceso alla tabaccheria per comprare i sigaretti per il padre. Il tabaccaio ha visto arrivare un camion, ha capito cosa succedeva e la nascondeva. Ma lei usciva a che cosa? A trovare il fratellino, la sorellina ammazzati, i genitori deportati. E lei a 13 anni qualcuno pensa a cosa è successo da oggi a domani, senza famiglia, senza soldi, senza qualcuno che ha preso cura di lei. Era un'altra persona magari sopravvissuto, so che lei è sopravvissuto, è stato protetta e anche quello va ricordato. Le persone che ha avuto la coscienza di rischiare, le persone come i deportati politici qui, gli antifascisti, le persone che hanno sempre avuto la coscienza di quello che succedeva e la moralità di opporsi. Grazie. Entriamo ora nel vivo di questo nostro incontro e approfondimento. Chiamerei quindi al microfono per un'introduzione e un saluto del museo, per il museo e centro di documentazione e deportazione e resistenza di Prato, il dottor Enrico Iozzelli. Ciao a tutti, buon pomeriggio e grazie della bellissima presentazione e di tutti i ringraziamenti che ci avete portato. Evidentemente il nostro museo è un museo che lavora da tanti anni grazie all'appoggio delle amministrazioni, grazie anche agli studenti, alle professoresse e ai professori che ogni anno continuano a visitarci. È uno stimolo ovviamente ad andare avanti, a continuare nella ricerca, a continuare nell'approfondimento, ma anche nel cercare di raccontare questa tragedia che a volte viene detta indicibile, no? Della deportazione da tanti punti di vista diversi. Ed è un po' il percorso che già è stato accennato in precedenza. Quest'anno le iniziative dei comuni di Prato e di Montemurlo sono molte, ci accompagneranno a partire da oggi fino oltre addirittura il 27 di gennaio. Non ve le elenco, ma se cercate sui siti del museo e dei comuni, così come sui social, li trovate ovviamente. Ci sono spettacoli teatrali, ci sono incontri con gli studenti, oggi c'è questa piccola anteprima, è un'anticipazione, è un dono che volentieri condividiamo con i due consigli comunali. La presentazione poi del fumetto sarà il 26 a Prato e il 29 a Montemurlo. L'idea è di raccontare, dicevo, la deportazione
a un'ampia gamma di persone, a più persone possibili. L'idea è di raccontare la deportazione non soltanto per il giorno della memoria, nella settimana o nel mese della memoria, ma tutto l'anno. E vi assicuro che a Prato evidentemente siamo molto fortunati, noi sia come museo ma anche come ANED abbiamo l'opportunità di confrontarci anche con persone di altre province o di altre regioni e vediamo, a volte ci rendiamo conto che diamo per scontato delle cose che scontate non sono. Non sempre c'è questa opportunità, non sempre si trova una sponda nelle istituzioni che non sempre sono sensibili a questi temi, no? Per motivi diversi, forse a volte anche politici, voglio sperare siano più spesso magari economici, è una mancanza di risorse. L'idea, dicevo, è quella di raccontare a un'ampia gamma di persone con tante iniziative diverse ed è quello che oggi un po' facciamo, cercando di raccontare tanti tipi di deportazione. Oggi avete ascoltato la testimonianza di Marcello Martini, tanti di noi hanno avuto anche la fortuna di conoscerlo. Marcello è stato deportato a 14 anni, raccontava la deportazione con gli occhi di un ragazzo di 14 anni, aveva la capacità unica o comunque rara di trasmettere dei temi estremamente complicati, dolorosi per noi che li ascoltavamo, figuriamoci per lui che li raccontava. Aveva questa capacità di trasmetterli in un modo quasi leggero, forse perché era pratese e toscano e noi ci garba sempre a fare le battute. Questa è un'ipotesi che io mi sono portato avanti un po' nel tempo e che ho condiviso anche con altri, no? Riflettendo su questa sua particolarità. Ci sembrava giusto per questo, ecco, realizzare questo fumetto che è anche una tappa di un percorso di conoscenza fatto con le scuole pratesi e montemurlesi. I ragazzi di Montemurlo delle scuole superiori sono stati coattivamente portati al museo per una visita guidata nel mese di dicembre. Per loro è in corso un progetto che prevede poi la realizzazione di un logo per gli 80 anni della resistenza, per celebrare gli 80 anni della resistenza, della liberazione di Montemurlo, così come il Comune di Prato da tanti anni investe soldi e tempo nella possibilità, dando la possibilità ai ragazzi delle superiori di partecipare all'annuale viaggio della memoria negli ex campi di concentramento. Quindi è un percorso di lungo periodo, anche quest'anno tra poco usciremo con le informazioni più dettagliate, c'è questa opportunità per 10 studenti delle scuole superiori di venire al viaggio della memoria a Mauthausen e Debensee. Non è semplice ovviamente non scadere nella retorica, perché poi quando si parla con i ragazzi io ogni tanto gli butto un occhio a questa mia destra, perché se vedo che sto andando a discorsi troppo astratti poi me li perdo. Invece ecco, l'idea è quella, perlomeno che abbiamo noi al museo e quindi sarà una deformazione professionale, mantenere sempre un doppio binario, no? Cercare di raccontare anche temi, dicevamo, estremamente complessi, riflessioni profonde, non banali, ma con un linguaggio anche relativamente semplice. Il fumetto, dicevo, ne è un esempio. Oggi poi è già stato accennato, racconteremo anche altre storie. L'idea è unire la storia del nostro territorio a quella che è stata la storia più generale nel contesto della Seconda Guerra Mondiale e delle deportazioni. Emanuele ci racconterà la storia di suo padre, che è comunque una storia legata al territorio. Medofiano è stato arrestato a Firenze, era un ragazzo relativamente giovane, più o meno coetaneo di questi ragazzi che oggi sono qua con noi, e la sua famiglia è stata uccisa, assassinata ad Auschwitz. Questo è il verbo che dobbiamo usare. Anch'io sono convinto, poi insomma, deceduto ad Auschwitz mi sembra un po' riduttivo, ecco, insomma, e non per calcare la mano su una questione eccessivamente macabra, ma per raccontare storicamente quello che è accaduto, così come storicamente affronta l'argomento lo storico, scusate la ripetizione, Carlo Greppi, che nelle pieghe della storia, così si dice, è andato a trovare quante più informazioni possibili su Lorenzo Ferrone, quel Lorenzo che salvò primo, con un atto di solidarietà veramente incomprensibile forse a guardarlo con gli occhi egoisti e individualisti che abbiamo oggi.
Lorenzo Perrone mette a repentaglio la propria vita per salvare Primo Levi, e anche questo è un altro modo per affrontare l'argomento della deportazione, cioè la solidarietà che tanti hanno saputo dimostrare. Anche nel fumetto, nella storia di Marcello, ritroviamo un episodio di solidarietà. Ed è una solidarietà che è un insegnamento, è già stato accennato, ed è uno degli spunti di riflessione che possiamo cogliere ovviamente parlando della deportazione. Queste storie sono storie diverse. La storia di Marcello è una storia legata alla deportazione politica, e cioè la scelta della sua famiglia di opporsi consapevolmente al nazismo e al fascismo. Marcello faceva la staffetta partigiana, quindi anche lui ha dato un piccolo contributo alla lotta di liberazione ancora prima di essere deportato, e poi ancora lo ha dato nei campi di concentramento. La storia di Nedo Fiano, e scusate, io uso nomi, ma non per banalizzare, ma per sottolineare il fatto che erano persone, no? Donne e uomini tali e quali a noi, insomma, erano i nostri genitori o nonni, a seconda dell'età. Nedo Fiano, Primo Levi, deportati per motivi razzisti, italiani, in tutto e per tutto. Lorenzo Perrone, lavoratore volontario, qui si apre un mondo complicato, se volete, ma che può essere banalmente schematizzato nel fatto che gli italiani che si trovano nei territori controllati dal Reich durante la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto a partire dal 1943 possono essere suddivisi in tre macro categorie, passatemi la banalizzazione, appunto i lavoratori volontari o comunque forzati, civili, diciamo, lavoratori civili, i deportati nei campi delle SS che sono dall'Italia, deportati politici e razzisti, e poi, diceva giustamente l'assessore Nardini poco fa, gli internati militari. Queste sono le tre macro categorie che hanno vicende estremamente eterogenee, non possono essere banalizzate e schematizzate troppo, e non possiamo stare qua a fare un elenco, una gradazione di sofferenze, non sta a noi, sarebbe sciocco anche semplicemente pensarlo. Ma tutti hanno, dicevamo, dei tratti comuni, la solidarietà, la giovane età a volte, e su tutto c'è questo tratto comune, il legame della violenza nazista e fascista, che li vede come diversi, in quanto diversi nemici da eliminare. L'obiettivo è uno solo, quello di eliminare ogni forma di diversità, omologare quanto possibile, e cioè cercare di punire chiunque non si adegua per il proprio comportamento, per le proprie idee, per il proprio sangue, la propria razza. Ora guardo l'amica della comunità ebraica, perché la deportazione razzista dall'Italia è stata soprattutto una deportazione che ha coinvolto gli ebrei, mentre anche prima giustamente è stato citato, la deportazione razzista ha coinvolto, anche se con numeri diversi, anche Rom e Sinti. Ed è però interessante e importante prendere uno spunto di riflessione da queste storie diverse che hanno questi tratti in comune. Queste che raccontiamo oggi, tra l'altro, sono storie che ci sono state raccontate dai diretti protagonisti, perché tutti hanno avuto, passatemi il termine, tra virgolette, la fortuna di tornare, e soprattutto hanno avuto la forza di raccontare. Tornare dal campo di concentramento era un inferno, non lo possiamo neanche immaginare, noi non lo abbiamo vissuto, ma era complicato non soltanto da un punto di vista fisico ma anche psicologico, raccontare a chi non voleva ascoltare, arrivare in un'Italia che aveva visto arrivare passare il fascismo, un regime che aveva insegnato a credere, obbedire e combattere, ma forse poco a pensare che gli effetti di quello stesso regime era appunto stata quella deportazione. Alcuni non credono a quello che viene raccontato, ancora oggi risulta complicato credere a quello che si sente nelle testimonianze dei superstiti, dei sopravvissuti, nonostante i film, nonostante i musei, nonostante le testimonianze dirette, i saggi storici. E al tempo stesso alcuni magari ci credono, ma non hanno proprio voglia di ascoltare, sono i responsabili di quelle deportazioni, di quelle morti. La continuità dello Stato, che in Italia è marcatamente provata da un punto di vista storiografico, tra fascismo e Italia repubblicana, non vuole certo, le istituzioni non vogliono certo andare a ricordare quei crimini di quel passato fascista. E invece credo, ecco, che questa voglia, questa forza dei sopravvissuti di raccontare, di trarne un insegnamento comune da questa vicenda, sia uno dei punti più profondi, no? Dei significati più profondi del giorno della memoria. Prendere spunti diversi da esperienze anche non diametralmente paragonabili, ma al tempo stesso esperienze che ci possono lasciare un monito,
un insegnamento. Questo è, credo, uno scopo indispensabile. Certamente per capire bene quell'insegnamento dobbiamo conoscere quello che è accaduto. È vero la memoria, è vero la sofferenza, non può mai mancare la conoscenza. Ecco perché gli insegnanti insistono tanto con gli studenti e li portano, vi dicevo, a forza al museo, anche se vi assicuro, dal mio punto di vista sono sempre visite molto partecipate. Ed ecco perché ci fa piacere che le amministrazioni dei nostri comuni e della regione siano così attente ad approfondimento, non soltanto alla cerimonia, alla posa della corona, che è estremamente importante perché ha un significato anche quello, tutta la comunità che si riunisce per porgere un omaggio alle vittime. L'omaggio alle vittime e il ricordo delle vittime è giustissimo, doveroso, ma dobbiamo essere un po' anche forse egoisti e trarne, appunto, come dicevo, un monito e un insegnamento. Conoscere ci permette di capire che quei campi di sterminio e di concentramento non sono il prodotto di mostri, ma di persone, donne e uomini che hanno scelto di commettere quei crimini. A un primo approccio, la deportazione, se pensiamo ai film o ai libri, ti sembra il prodotto di un mostro o di un pazzo. Ma questo ci semplifica troppo la vita, ci allontana, no, le responsabilità. E invece non è così, sono persone che scelgono di fare un percorso che usa violenza verso tante categorie diverse, già sono state ricordate prima, non voglio ripetermi, le tante persecuzioni. È certo che la Shoah ha una sua unicità, da un punto di vista numerico, ideologico, di violenza, di durata. Ha però un significato ancora più profondo se si inserisce nel contesto delle altre deportazioni, che non la sminuiscono, anzi danno forza a quello che è l'unicum della Shoah nella storia europea, mondiale, perché ci permettono appunto di capire la profondità delle violenze naziste e fasciste. Mi fanno segno dalla regia di stringere, ma voglio arrivare a un punto che mi interessa molto sottolineare, no? Lo so che non sono diplomatico, ma ormai è passato. Dicevamo, non sono mostri, sono persone, sono i nostri nonni i responsabili di quei crimini, i nostri bisnonni per alcuni, non focalizziamoci di preciso sulle famiglie. È vero che tra i nostri nonni ci sono i deportati, è vero che tra i nostri nonni ci sono i partigiani. Per fortuna la resistenza, la deportazione assolutamente non hanno un colore politico, anzi hanno il colore politico, è già stato detto, dell'antifascismo, tutti i partiti, della destra e della sinistra. La Democrazia Cristiana nasce, ha le proprie radici nell'antifascismo, nella lotta, tutti insieme mettono da parte le proprie divisioni per portare avanti quel valore dell'antifascismo unitario. Ma insieme a quei nonni che hanno lottato per darci la libertà e le istituzioni che ci permettono oggi di riflettere su questi temi, c'erano anche gli indifferenti, la grande maggioranza degli italiani, ma c'erano anche i criminali di guerra, erano i nostri nonni. Abitavano nelle nostre case, avevano i nostri nomi. E per rimanere a un esempio già citato, vi volevo leggere un breve elenco di qualche nome di questi nonni che aprivano le nostre porte e si sedevano alle nostre tavole. Balugani Giuseppe, Barbani Enzo, Bardazzi Guido, Bartolozzi Bruno, Cecconi Armando, Contini Contino, Melania Liete, Nistri Alvaro, Pastori Armando, detto Chiarina, Puccianti Dino, detto Stomachino, Santoro, Fammaro, Torri. È un elenco infinito. Sono passati 80 anni, è bene andare a riguardare negli album di famiglia per capire, non per puntare il dito sul mostro, per capire che questa è una nostra responsabilità di italiani. Quando noi parliamo di deportazione additiamo sempre i tedeschi come gli unici deportati, responsabili. Non è così, non è così. E soltanto se capiamo che siamo i responsabili diretti di quelle morti, forse riusciamo a fare i conti con il passato fascista. Delle nostre famiglie. Noi tutti ricordiamo, forse, spero, che nelle nostre famiglie, tra amici e parenti, c'è stato un partigiano o qualcuno che ai partigiani gli ha dato male. A volte abbiamo dovuto soffrire di avere parenti deportati o internati. Nessuno ricorda di avere parenti nazisti o fascisti, ma quelli c'erano. Camminavano nelle nostre strade e riempivano le nostre case. Ancora oggi si ripercorrono quegli schemi, vi prometto che chiudo, sono schemi che si basano sull'odio, sulla ricerca e la creazione sempre di un nuovo diverso, riflettere
il giorno della memoria, a capire quelle responsabilità, ci può aiutare a capire non soltanto l'enormità e la violenza, non soltanto cosa è accaduto ai deportati, ma come mai siamo arrivati a commettere quei crimini enormi. Ecco perché la necessità dell'approfondimento. La superficie, certo, un fumetto è quello che deve invogliare a conoscere, ma è soltanto la conoscenza che ci permette di scavare, di fermarci un attimo, riflettere e a questo punto capire veramente come mai i nostri nonni hanno compiuto quelle scelte di odio e di violenza. E a proposito della conoscenza, dobbiamo oggi stare attenti a non ricadere in quegli schemi. Magari non verrà una persona che parla un po' tedesco, un po' basso e con dei baffi un po' strani, ma con altri abiti, già altri prima di me l'hanno detto, con altre parole utilizzerà gli stessi concetti. Ecco, dobbiamo essere attenti, imparare e conoscere per avere le antenne alte e non ripetere quelle scelte, che non voglio chiamare errori perché è riduttivo, perlomeno scelte mi sembra più precisa come definizione. Per aiutarci a farlo, oggi sono con noi, come vi abbiamo già ampiamente anticipato, perché è un onore averli qua, Emanuele Fiano e Carlo Greppi. Ci racconteranno queste altre deportazioni. Carlo racconterà appunto la storia di scoperta di Lorenzo Perrone e il suo legame con Primo Levi. Emanuele racconterà la vita di suo padre Nedo. Lascio la parola adesso a Carlo Greppi, storico, curatore della collana Fact Checking per la casa di Lucia Terza, autore di numerosi libri, tra cui l'ultimo appunto L'uomo, un uomo di poche parole, storia di Lorenzo e Salvo Primo. Grazie a tutti. Sì, ok. Io dico solo un grazie per evitare di dimenticare qualcuno o qualcuna tra istituzioni e persone. Insomma, sono emozionato di essere qui in questo incontro intergenerazionale e molto plurale. Partirei tra le righe, come è stato detto, di una grande storia o nelle pieghe della storia. Per quanto di senso può avere il voler precisare le cause per cui proprio la mia vita, fra migliaia di altre equivalenti, ha potuto reggere alla prova, io credo che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi. E non tanto per il suo aiuto materiale, quanto per avermi costantemente rammentato con la sua presenza, con il suo modo così piano e facile di essere buono, che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro. Qualcosa e qualcuno di ancora puro e intero, di non corrotto e non selvaggio, estraneo all'odio e alla paura, qualcosa di assai mal definibile, una remota possibilità di bene per cui tuttavia metteva conto di conservarsi. E il 47 esce, se questo è un uomo che, come qua più che altrove sapete, farà molto fatica ad affermarsi come pilastro della cultura mondiale, in prima edizione, e questo è, come dire, come appare la figura, il modo in cui appare appunto la figura di Lorenzo, che è solo Lorenzo, non ha un cognome, è come un salvatore venuto dal cielo, è l'uomo che per sei mesi, è stato detto, porta da mangiare a Primo Levi, al suo amico Alberto Dalla Volta, riuscendo a salvare Primo Levi, permettendogli di comunicare a casa con tre cartoline, di ricevere un pacco, portandogli un maglione per l'inverno e infine andando da sua madre a Torino ad annunciare la sua probabile morte, sbagliandosi, perché dopo un itinerario labirintico Primo Levi a sua volta tornerà. Una delle prime cose che farà sarà andare a cercare il suo amico Lorenzo che l'ha salvato e subito comincerà a parlare, a raccontare a voce la sua esperienza, mettendo poi per iscritto appunto il racconto parlato in Se questo uomo, che è la sua opera prima, che diventerà appunto quel pilastro della cultura e della letteratura mondiale. Lorenzo già è raccontato così, e come un salvatore in termini concreti, espressione di Levi stesso, ma come una figura centrale per la sua sopravvivenza, non per quello, non per averlo nutrito per sei mesi permettendogli, cioè facendo impennare a dismisura le sue possibilità di sopravvivere, quanto per avergli costantemente rammentato che il bene esisteva nel mondo, per avergli dato la determinazione, la volontà di sopravvivere laddove in molti invece non la trovavano, la perdevano e semplicemente sprofondavano. Levi
chiamerà entrambi i suoi figli, Lisa Lorenza, nata nel 48, e Renzo, nato nel 57, con un nome che è un omaggio all'amico Lorenzo, il primo da vivo, il secondo da morto. Lorenzo muore disperato nel 52 e non dimenticherà mai il suo amico, il messaggio che le ha lasciato, appunto la sua storia. Tornando ciclicamente su questa storia, un passaggio fondamentale in particolare è legato anche alla città di Prato, perché nella versione drammatica di Se questo uomo 66-67 Lorenzo ritorna e parla, essendo una versione drammatica teatrale, ci sono i dialoghi per cui quest'uomo taciturno, burrascoso, rissoso, con la terza elementare, alcolizzato, insomma, una persona, come dire, con una certa scorza, che in tutto il resto dell'opera di Levi parla pochissimo, che nella vita parlava pochissimo, e nella versione drammatica parla. Perché c'è un legame con la città di Prato? Perché la prima era prevista a Prato a novembre 66, per via dell'alluvione, al Metastasio, per via dell'alluvione la prima è stata spostata al Carignano di Torino. Comunque trovate il testo, ovviamente, edito da Einaudi, come il resto dell'opera di Levi. Lorenzo Perrone è il bene radicale, è il bene senza compromesso, è il bene a 360 gradi, lo è già nel racconto di Levi e lo è anche grazie, come dire, alle ricerche che sono state fatte intorno a questa figura in parte inafferrabile, perché personaggi di questo genere lasciano poche tracce di sé nella storia, ma insomma, lottando con l'unghie, con i denti, con l'oblio, qualcosa spunta sempre. Mi è venuto in mente, insomma, vedendo la pletora di iniziative che state facendo sul territorio, una delle quali su Goebbels, ho visto a teatro, che veramente, se volete, siamo ai due antipodi. Goebbels è l'incarnazione del male politico assoluto, del male radicale, ed è un uomo che l'ha costruito con le parole. Per quanto poi ogni tanto la si butta in bacca, scusate il francesismo, sull'importanza del linguaggio, forse dovrebbe sempre ricordare che uno come Goebbels si è inventato la possibilità di, come dire, che il male dilagasse grazie a un uso del linguaggio e esclusivamente di quello, e dall'altra abbiamo uno come Lorenzo che invece le parole le usa pochissimo, è un uomo di azioni, un uomo di fatti, un uomo, come dire, che conosce il suo mestiere, appunto, è stato evocato, è un muratore, è un volontario inizialmente per davvero, poi tra virgolette, che si trova nel cuore del male e semplicemente lo prende a pugni, metaforicamente parlando. Immagine, la metafora è sempre di Levi. Chi salva una vita salva il mondo intero, recita il Talmud. E Lorenzo, in effetti, Primo Levi, questo ragazzo che poi sarebbe diventato il grande Primo Levi, lo salva. Alberto, no, con Alberto non ce la fa, e per cui è sufficiente averne salvato uno, mi verrebbe da dire, è sufficiente aver tentato di salvare una persona, perché, come dire, non è detto che poi ci si riesca, per rendere una figura come quella di Lorenzo quello che finalmente è, insomma, che è diventato nel 98, riconosciuto giusto tra le nazioni, e poi appunto ultimamente, anche grazie al lavoro che è stato fatto, come sicuramente se ne parla, quanto è giusto che se ne parli, anche se non si arriverà mai al livello auspicabile. Ma, c'è un ma, c'è un grande colpo di scena in questa storia, e il grande colpo di scena arriva nell'81, nell'opera di Levi, nel racconto Il ritorno di Lorenzo. In Lilith è l'unico racconto che non è già stato pubblicato in precedenza su periodici, è l'unico racconto inedito sostanzialmente, è sentito Il ritorno di Lorenzo. Io lo leggo come Il ritorno di Lorenzo nella mia opera, e Il ritorno di Lorenzo in termini concreti, di nuovo, cioè si riprende la storia di questa persona e personaggio, di questo uomo, dicendo vi racconto come è andata a finire questo ritorno, dritto per dritto, seguendo le rotaie, questo arrivo a Torino, ci sono, come dire, qualche imprecisioni fattuali, ma non è importante. E questo suo sprofondare nella disperazione degli anni successivi, e soprattutto questo svelamento che c'è quando, appunto, forse già a fine ottobre, Primo Levi torna a Torino il 24 ottobre del 45, forse già a fine ottobre, sicuramente entro il 3 novembre, loro due si vedono, appunto, a Fossano, paese natale di... ovviamente non ci riesco a fare due cose contemporaneamente, scusatemi.
paese natale di Lorenzo. Arrivo subito. Dico che è un colpo di scena perché parlando Levi, che aveva sempre pensato di essere una sorta di protetto, lui con Alberto, di Lorenzo perché? Perché come Lorenzo era piemontese, si capivano linguisticamente, culturalmente. Prima Levi aveva dei parenti a Benevagenda, che è un tiro di sputo da Fossano, per cui riconosceva questa grande nobiltà d'animo, ma pensava in qualche modo che ci fosse una vicinanza culturale, geografica, diciamo, usiamo un termine che all'epoca non usava, identitaria, che potesse muovere questa grande solidarietà, rischio della vita, rischio quotidiano della vita. Scopre laggiù non aveva aiutato soltanto me, aveva altri protetti, italiani non, ma gli era sembrato giusto non dirmelo. Si è al mondo per fare del bene, non per vantarsene. A Swiss, che era come lui chiamava Auschwitz, lui era stato un ricco, almeno rispetto a noi, aveva potuto aiutarci, ma adesso era finito, non aveva più occasioni. E qui si racconta appunto della disperazione di Lorenzo, che ha visto Auschwitz, e ad Auschwitz è stato il cuore della salvezza, del tentativo di salvare X persone, non sapremo mai esattamente quante, e poi tornato alla vita. Arriva la pace, insomma, finisce questa epoca buia per l'Europa e per l'Italia, e forse non trova più un senso nella sua vita, non sa più come andare avanti. Sappiamo da una delle ultime interviste che Primo Levi rilascerà negli Stati Uniti che erano almeno altri due o tre prigionieri italiani e non prigionieri, detenuti, schiavi degli schiavi, a essere aiutati da Lorenzo, sempre dalla voce di Levi, un francese, un polacco e via discorrendo, dice. Questi sono gli unici elementi che abbiamo e credo sugli unici elementi che avremo, perché appunto il tempo che scorre è spietato e ritengo largamente inverosimile, se non impossibile, che possa emergere appunto la storia di qualcun altro di questi aiutati / salvati, ma il messaggio all'interno di questa ricerca della luce, che mi è piaciuta molto come definizione, io l'ho trovato accecante. Tant'è che poi, insomma, nel mio piccolo, nel libro, decido di rivelare questo dettaglio sostanzialmente nel momento in cui lo scopre Primo Levi stesso, per non far pensare a chi scopre questa storia per tutto il tempo, come dire, per non dare elementi che sarebbero arrivati successivamente nella consapevolezza di Levi, un elemento di questa centralità. E cioè, Lorenzo Perrone, questo muratore semianalfabeta, appunto burrascoso, con tutti i problemi che aveva avuto, con la vita difficile che aveva avuto, era una persona buona, dolce e capace del bene più assoluto e radicale, e lo era con tutti. E ovviamente chi riconosce la citazione la riconoscerà: siate capaci di sentire nel più profondo di voi qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo. È questo il punto. E in un tempo come quello che stiamo vivendo, in cui da più versanti l'empatia selettiva sembra lo sport internazionale, non direi nazionale, cioè il sapere conoscere la sofferenza altrui solo in determinati contesti, solo sulla base delle nostre appartenenze, delle nostre simpatie, delle nostre, come dire, curvature ideologiche e civili e via dicendo, penso che sia un messaggio con una sua potenza veramente, veramente universale. Ci ho spesso pensato, chiaramente lavorando per anni su questa storia, che in fondo io stavo raccontando la storia, io sono piemontese, non che voglia dire un granché, però stavo raccontando la storia di due piemontesi, però che questa storia era universale, una delle ragioni ovviamente che riguarda Primo Levi, che è un patrimonio dell'umanità, l'altra è che questa bontà, come dire, che della quale nulla sapremmo se quel ragazzo salvato non fosse diventato Primo Levi, ha, come dire, una sua forza universale, anche perché va in scena lì, proprio sulla soglia del male. E di nuovo, è stato detto bene prima da Enrico, non è una questione di gerarchia, non è che salvare qualcuno qua a Montemurlo nella propria cantina, nella propria soffitta, valga meno che, come dire, salvare uno tutti i giorni letteralmente sulla soglia di Auschwitz, assolutamente.
Sicuramente raccontare una storia appunto così a ridosso dell'anus mundi, del buco di culo del mondo, così definito da Levi stesso, ha veramente ti porta a tua volta su quella soglia di incomprensibilità accennata prima e ti fa chiedere: io sarei stato capace? Ovviamente nel mio caso la risposta è assolutamente no, ed è questa la ragione per cui proviamo, penso di parlare per tanti, a studiare, a raccontare e a portare storie come questa in giro per l'Italia e per il mondo. E mi avvio a concludere, così recuperiamo anche qualche minuto. E questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, insomma, specialmente ai ragazzi e alle ragazze delle scuole che incontro spesso intorno al giorno della memoria, che vive evidentemente una fase di stanca e non dal 2024, ma da parecchio, quest'anno sicuramente in maniera ancora più preoccupante e grave. E cioè che la memoria pubblica è una palestra di sensibilità. Anna Fo ha scritto che il giorno della memoria è di tutti e di tutte, ed è così. Il giorno della memoria è, se volete, anche un grande, lo dico rivolto lassù, è anche un grande pretesto. Non è una liturgia, non è una celebrazione, è un momento in cui si può riflettere a partire appunto da quello che è il momento più buio della storia europea, dell'età contemporanea, diciamo pure europea e dell'età contemporanea, intorno a questioni universali, di cosa siamo stati capaci noi esseri umani. Noi non abbiamo alcuna responsabilità per quello che hanno fatto la generazione dei nostri nonni o dei vostri bisnonni, se erano su questo territorio, alcuna responsabilità personale. Noi abbiamo, come dire, dobbiamo assumerci una responsabilità come collettività rispetto a uno sguardo nitido, chiaro sul passato di questo paese, di questo continente, insomma di questa comunità umana. E le storie come questa, come la storia di Lorenzo, sono state allora, e la loro memoria, come dire, può essere un grande argine alla cultura della violenza, della sopraffazione, della ferocia, del disprezzo e dell'altro, del diverso. Si diceva prima: chi è diverso? Lo decido io che voglio perseguitarlo, chi è diverso? Mica lo decide lui. Tutti siamo diversi gli uni dagli altri, ovviamente. Una cultura questa che non è affatto svanita, si è parlato prima, con termini che sposano al 1000%, anche della nostalgia, spesso bollata, come dire, come folklore o come qualcosa di minoritario. Non è neanche quello che ci preoccupa, e su questo Levi è stato molto chiaro dagli anni 40 agli anni 80 in varie fasi. Insomma, faccio un po' una crasi citando letteralmente: se il fascismo avesse prevalso, ci diceva Levi, in che mondo vivremmo? Un mondo spaccato in due, loro i signori da una parte, tutti gli altri al loro servizio o sterminati. Questo è il fascismo in tutte le sue forme, con tutti i suoi prefissi. Ecco, ci fu chi all'epoca, Lorenzo, Marcello, Nedo, di cui adesso sentiremo parlare, l'aveva capito benissimo, e c'è chi ancora non l'ha capito o finge di non capirlo oggi. Grazie. Ringrazio dell'invito, saluto tutte le autorità presenti, sindaci, presidenti di Consiglio Comunale, assessore regionale, consiglieri regionali. Mio padre era arrivato a Birkenau da poche ore e nella baracca della quarantena, dove i nazisti facevano sostare per qualche giorno quelli che erano appena stati vomitati dai treni e dai carri bestiame da dove viaggiavano, sui quali viaggiavano dall'Italia, da Fossoli da 7 giorni, alcuni da 15, da 20, da Salonicco da 30, con un pezzo in nave, perché non volevano che potessero diffondersi nel lager le malattie come il tifo petecchiale, non per
misericordia nei confronti degli ebrei, ma perché non volevano che fosse trasmesso alle SS. Quando in questa baracca, nella quale stavano imparando le prime regole del campo di sterminio, e mentre era con suo padre in fila per ricevere la prima razione di questa brodaglia di rape che bevevano a metà giornata, senza sapere che avrebbero prima dovuto procurarsi un cucchiaio che non trovavano, entrò nella baracca un maresciallo dell'SS, alto, biondo, con gli occhi azzurri come nella più classica iconografia cinematografica di questi 80 anni, con al guinzaglio corto uno dei cani che l'SS utilizzavano per uccidere, o Doberman o pastori tedeschi che erano allenati a strappare i genitali degli uomini per farli morire dissanguati, che leccavano il loro sangue finché non smetteva di sgorgare, fino alla morte sicura del prigioniere, con nell'altra mano un frustino di nerbo di bue. E chiese in tedesco questo maresciallo se qualcuno dei presenti parlasse tedesco, perché avevano bisogno di alcuni interpreti, disse. Si presentarono a questo maresciallo alcuni dei compagni di viaggio di mio padre, quindi persone che con lui erano state portate dal campo di Fossoli, da cui erano partiti il 16 maggio del 1944 ed erano arrivati a Birkenau il 23 maggio del 1944. Mio padre aveva già perso la mamma, mia nonna Nella Castiglioni, in Fiano, che era stata casata all'arrivo, e prima di lei sapeva già mio padre che suo fratello Enzo e sua cognata, cioè i miei zii, Lilia di Porto, di Pisa, e il loro figlio, che sarebbe stato mio cugino, Sergio Fiano, di 18 mesi, sapeva già che erano finiti, perché Enzo Fiano aveva lasciato sulla porta della baracca, che fortuitamente era la stessa nella quale era entrato mio padre a Fossoli, aveva affisso un messaggio che diceva che il giorno prima era partito con la moglie Lilia e col figlioletto Sergio per ignota destinazione, che sarebbe stata appunto Birkenau, e anche sapeva, perché erano spariti, che era sparita sua zia Lina Fiano, sposata con Oliviero della Torre, che erano stati portati via il 30 settembre del 1943 da Firenze con i loro figli Maglio e Stefano. Non era ancora arrivata la nonna, che papà vedrà scendere un giorno dopo, nei mesi successivi, nel luglio credo. Dunque si avvicinarono a questo maresciallo alcuni prigionieri che dissero: io parlo tedesco. Ma questo mare evidentemente non parlavano tanto bene tedesco. Questo maresciallo li spostò rudemente con la mano dicendo: via, via. Si vede che parlavano un tedesco maccheronico, uno, due, tre compagni di viaggio di mio padre, finché mio padre, a cui era stato insegnato il tedesco da suo nonno Alfredo, che sarebbe stato il mio bisnonno, Alfredo Fiano, padre di Oderigo, mio nonno, che era stato insegnato dal mio nonno Alfredo perché, probabilmente penso io, perché invece Oderigo, mio nonno, che era stato militare italiano nella prima guerra mondiale, a cui la non conoscenza del tedesco aveva fatto molto male, perché era stato poi prigioniero degli austriaci per un anno e mezzo, perché era stato fatto prigioniero dagli austriaci nelle trincee, aveva deciso, fin da quando Nedo era bambino, di insegnare il tedesco la sera al tavolo, dopo la cena gli insegnava il tedesco. Mio papà sapeva il tedesco e l'ha saputo tutta la vita. Non so dirvi se l'abbia amato o l'abbia odiato, comunque lo sapeva molto bene. E mio padre ha raccontato tante volte, l'ha scritto, l'ha raccontato in tanti video, di aver sentito a quel punto una mano, la mano del nonno Alfredo, che era morto nel 1936, fortunato lui, e che gli diceva: vai, presentati. E dunque mio padre alzò la mano e disse in tedesco: io parlo tedesco. E il maresciallo lo squadrò e gli disse: da dove vieni? Io vengo dall'Italia. Sì, ma dove sei nato? Ich bin in Florenz geboren.
sono nato a Firenze. Lì la scena cambia. Un regista bravo avrebbe virato il film prima in bianco e nero e l'avrebbe improvvisamente fatto diventare un film a colori, perché il maresciallo cambiò voce, cambiò il tono della voce, il timbro della voce, lo spessore delle parole. Mio padre raccontava questo momento della sua vita, faceva un arco con la mano e raccontava cosa aveva detto il maresciallo. Ah, Firenze, che città magnifica, che palazzi e che opere d'arte, il David di Michelangelo, la Primavera del Botticelli, e che il Ponte Vecchio, l'Arno, il Salone del 200, che donne, che ristoranti, io amo Firenze, vieni qua, gli disse mettendogli una mano sulla spalla, mein lieber Freund, mio caro amico. Le SS non parlavano con gli ebrei e agli ebrei era vietato parlare con le SS. Gli ebrei non potevano guardare negli occhi le SS, dovevano guardare un punto all'infinito a meno che non fossero interrogati. E quell'uomo avrà chissà quante persone uccise, avrebbe potuto uccidere in qualsiasi momento qualunque militare dell'SS, avrebbe potuto uccidere qualunque ebreo, anche qualunque prigioniero, ma in particolare qualunque ebreo, in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo, lanciandogli addosso il cane che lo evirasse e lo facesse morire dissanguato, uccidendolo a nerbate, oppure facendolo improvvisamente fare ginnastica, oggi si chiamano squat nelle palestre, facendolo piegare sulle cosce, che numero di volte? Il numero di volte che serviva a farlo morire, come dicono un sacco di testimonianze, tra cui quella di mio padre che me l'ha raccontata nel dettaglio, questa della ginnastica, ma lo hanno scritto anche molti altri scrittori. Improvvisamente questo maresciallo aveva cambiato registro, aveva cambiato il timbro della voce, gli aveva detto caro amico, lieber Freund. Solo ricostruendo quell'episodio mi è venuto in mente quante volte poi mio padre nella vita abbia usato questa espressione caro amico. Lui diceva caro amico a uno che considerava meno di uno scarafaggio, che nei verbali e nei colloqui tra le SS era uno stuch, un pezzo. Primo Levi racconta un giorno di un pezzo di un appello in cui dice un SS dice a un altro quanti pezzi hai portato, erano gli ebrei. Al massimo se dovevano fare riferimento a te o se ti chiedevano chi eri dovevi dire il numero che avevi sul braccio a memoria, A5405, quello di mio padre, che lo sapeva dire in varie lingue, le lingue del campo. Gli aveva detto lieber Freund. Questi criminali erano doppi. E la doppiezza è una caratteristica dell'umano. L'animale lavora per istinto. Se ha fame cerca il cibo, se gli impedisci di trovarlo può diventare violento. Se ha bisogno di uccidere per cibarsi, come è naturale nella natura, uccide la preda, il leone prende la gazzella. Oppure se gli tocchi i figli, i cuccioli, può diventare violento. Ma l'uomo è doppio perché è un essere umano. Può avere un comportamento istintivo anche noi per la fame o per difendere chi ci è caro o cosa ci è caro. Ma poi possiamo avere anche altri comportamenti. Quanto c'è nella storia della Shoah di doppiezza di questi criminali? Franz Stangl, uno dei più grandi criminali della storia, che fu comandante del campo di sterminio di Sobibor, circa 200.000 uccisi, e di Treblinka, circa 800.000 ebrei uccisi, in particolare di Varsavia, che rese una incredibile, terribile, drammatica e fondamentale intervista a Gitta Sereni, una giornalista svizzera a metà degli anni 70, concedendole circa 35 ore di intervista registrata, da cui è uscito un libro che è una pietra miliare nella verità della Shoah, che si chiama In quelle tenebre, edito da Delphi. Franz Stangl, che ci racconta tutto ciò che di più terribile aveva fatto, e che aveva l'abitudine di sovraintendere al passaggio degli ebrei a Treblinka. Treblinka era fatto come una stazione finta, una quinta di stazione, come nei film western, il treno si fermava parallelo, gli ebrei che scendevano dai carri bestiame venivano introdotti al passaggio sotto questa parete e direttamente, ancora più che a Birkenau, ad Auschwitz, indirizzati verso le camere a gas ad Auschwitz, che era un luogo che poteva contenere decine e decine di migliaia di persone contemporaneamente, una città, servivano anche persone che lavorassero, come mio padre che lavorò lì, come
Primo Levi faceva un altro lavoro da chimico presso la Iger Farber, oppure servivano i falegnami, idraulici, tutti i lavori che possono servire in un agglomerato umano così grande. A Treblinka la percentuale di selezione era ancora più alta verso la morte, e questo Franz Stangl, un austriaco, spesso vestito tutto di bianco, sovraintendeva il passaggio di questi ebrei. E nel suo diario racconta ad un certo punto, nella sua confessione racconta ad un certo punto che vi erano dei giorni, dei fine settimana in cui non c'era molto lavoro. Lavoro, si dice. Non c'era molto lavoro vuol dire che non arrivavano treni carichi di ebrei da uccidere. E che lui, in quei fine settimana, se riusciva, qualche volta era riuscito, tornava dalla moglie in Austria per curare i gerani sul terrazzo. E Rudolf Höss, il primo comandante di Auschwitz, nel suo diario scriveva che lui abitava con la moglie e due figli in una casa che c'è ancora, attaccata ad Auschwitz 1, campo nato, diciamo, sulla base di una ex caserma dell'esercito polacco intorno al 1940, che poi il cui campo secondario è Birkenau, il più grande cimitero ebraico della storia, dove sono stati gasati e poi bruciati circa 1.200.000 persone, per il 90-95% ebrei, e poi sinti e rom, omosessuali, testimoni di Geova, disabili psichici e fisici, oppositori dei regimi fascisti e nazisti e prigionieri di guerra. Rudolf Höss racconta che la sera amava tornare a giocare con i figli. In casa servivano una o due schiavette ebree che facevano dei turni abbastanza brevi perché dopo un po' venivano sostituite. Ma prima di giocare con i figli doveva compilare il diario del lavoro svolto quel giorno. Prima quello, il diario voleva dire quanti erano stati uccisi in ognuna delle camere a gas, e poi giocare con i figli. E raccontava che ai figli piaceva andare a vedere le scuderie di Auschwitz, e lui faceva il giro con le scuderie. A pochi metri da lì, anche ad Auschwitz 1, c'era una piccola camera a gas e dei forni crematori, che sono quelli ancora visibili a pochi metri dai forni crematori, in un posto dove l'aria sapeva di carne bruciata, dolciastra, dicono i testimoni. Costoro erano doppi, perché erano esseri umani. Costoro sapevano cosa facevano, non avevano affatto perso la cognizione dell'essere umano. E dunque noi abbiamo il dovere, se vogliamo che la memoria si perpetui, non solo di ricordare o di celebrare, ma di scavare, come hai fatto tu dentro le storie, come in quel caso della storia di Lorenzo, di scavare nelle storie per farci delle domande che producano delle lezioni, perché a loro, alle giovani generazioni, tra poco, non tra tanto, tra poco, non basterà più soltanto perpetuare il ricordo della memoria. Dobbiamo trasmettere a loro degli insegnamenti che servono alla loro vita di oggi. Un insegnamento fondamentale che dobbiamo trasmettervi: coloro che commisero quei crimini erano esseri umani esattamente come noi, con lo stesso colore del sangue e lo stesso tipo di carne, che venivano dalla culla della civiltà europea del secolo scorso e anche di quello precedente, che venivano da una terra che aveva espresso i più grandi filosofi e storici, artisti e medici e scienziati, le cui invenzioni e scoperte noi utilizziamo ancora oggi nella fisica, nella medicina, le più alte parole della letteratura, i più profondi pensieri della filosofia. Venivano da una terra colta, erano essi stessi colti. E dunque, se erano esseri umani, come anche la loro doppiezza dimostra, cioè non erano bestie, non erano barbari, erano esseri umani che avevano dei comportamenti disumani, questo dice a noi e a voi in particolare, alle giovani generazioni, questa lezione dice che è come una medaglia a due facce. Se erano esseri umani come noi, questo vuole dirci che quello che è accaduto può riaccadere, perché non erano marziani che improvvisamente sono calati sulla terra, erano come fossimo noi adesso. Dunque vuol dire che ci sono delle condizioni nelle quali l'essere umano può essere portato a compiere cose inverosimili.
E quali sono queste condizioni? La prima condizione è l'assenza di libertà. Nelle società in cui si conculca la libertà, nelle quali è vietato lo spirito critico che invece vi viene insegnato, penso, nelle vostre scuole, lo spirito di guardare le cose che accadono e di esprimere una propria opinione, di scegliere che cosa dire di fronte ad un avvenimento, ad una decisione di qualcuno che sta sopra di voi, ad un fenomeno che osservate. Nelle società nelle quali non è permesso formarsi un'opinione diversa da quella della maggioranza, nelle società nelle quali non è possibile avere una notizia da diverse fonti, avere una stampa libera, nelle quali non è possibile associarsi in un partito o in un sindacato, nelle quali non è possibile essere certi che chi ti giudica in un tribunale, che la magistratura sia indipendente, in quelle società che si chiamano dittature o poteri assolutisti o totalitarismi, in quelle società cresce il germe per il quale, nelle dittature, perché si segue una persona che ha tutto il potere da solo, può nascere il germe per il quale le persone sono condotte ad operare fuori dal seminato dell'umanità come noi la conosciamo. Ma la seconda faccia di quella medaglia, della scoperta che loro sono esseri umani esattamente come noi, se quella è una faccia negativa, perché ci dice che potrebbe riaccadere, ovviamente magari ad altre latitudini, verso altre genti, con un'altra intensità, con altri metodi. L'altra faccia è che siccome erano esseri umani, noi abbiamo i mezzi per impedire che questo accada di nuovo. Sono le due condizioni che vivono contemporaneamente. E c'è un'altra lezione straordinaria, e qui chiedo il permesso, ma mi appoggio a delle cose che ha mirabilmente scritto Primo Levi. Due. La prima è un racconto di Primo Levi. Primo Levi era arrivato ad Auschwitz da poco, da due giorni, ed erano stati tenuti in una condizione, credo, di sete assoluta, e erano in una stanza, credo che fosse il secondo giorno che erano lì, e lui vede un ghiacciolo fuori dalla stanza che pendeva dallo spuntare del tetto, e sporge la mano per prendere questo ghiacciolo per provare a bere perché è assetato. Ma qualcuno che sta passando lì accanto a lui gli dà una spinta forte, lo spinge e gli ruba il ghiacciolo. Anche Primo Levi, come era mio padre in quella baracca, sono due episodi delle prime ore che erano lì, stavano incominciando a conoscere la legge della giungla nella quale si trovavano, chiede, Primo Levi sapeva un po' il tedesco, o del tutto, non so quanto lo sapesse, gli dice, Varum, perché gli chiede a questo che l'ha spinto via e gli ha rubato il ghiacciolo? E questo gli risponde, hier ist kein Varum, qui non c'è nessun perché, che era la legge fondamentale di quel luogo. Non c'erano più quei metodi di convivenza che noi ci siamo dati in secoli di civilizzazione, che sono le norme con le quali noi viviamo, e soprattutto nelle democrazie liberali nelle quali viviamo, la scelta che la mia libertà non può mai ottundere la tua libertà, limitare la tua libertà, delle regole di convivenza che per noi sono per esempio le norme fondamentali della nostra Costituzione. Hier ist kein Warum, qui non c'è perché. È la condizione della disumanità. Il fatto che non ci sia il perché è il contrario della modalità nella quale noi siamo cresciuti e nella quale viviamo. Noi ci chiediamo il perché delle cose per riuscire a continuare a sopravvivere, ce le chiediamo nei rapporti umani, perché lui si comporta così o io mi comporto in un altro modo. È la condizione della relazione sul lavoro, perché mi dice di fare questo e io no? È la condizione con la quale noi ci chiediamo come mai il mondo funziona così dal punto di vista della fisica, dell'ambiente, ci chiediamo come mai l'ambiente sta peggiorando o il clima sta cambiando e come mai la condizione economica mia o della mia famiglia o dei miei figli è in quel modo, che cosa sta succedendo nel mondo, nelle guerre, perché muoiono tante persone, il perché è alla base del nostro convivere e dello sviluppo della civiltà. Le domande che ci sono state fatte in questi millenni e le risposte che l'uomo si è dato hanno costruito mattone su mattone la nostra civiltà. Hier ist kein Warum, diceva quello che gli aveva rubato il ghiacciolo. Qui, dove sei tu oggi, è un'altra cosa. Non è più la civiltà umana nella quale siamo cresciuti. Ma c'è un altro capitolo straordinario di Se questo è un uomo, il libro di Primo Levi, che è l'undicesimo capitolo,
quello in cui Primo Levi ci ricorda il 26° canto dell'Inferno di Dante, quello che inizia: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. E perché lo cita? Primo Levi ha un amico, o qualcuno che gli è diventato amico nel campo, che si chiama Piccolo. E quel giorno Primo Levi è a Labuna, un altro sottocampo, lavorano fuori, in questo racconto che fa nell'undicesimo capitolo, straordinario undicesimo capitolo di questo uomo, a parte che è tutto straordinario, lavorano fuori e Piccolo è incaricato di portare la zuppa a metà giornata al gruppo di lavoro di cui loro due fanno parte, e chiede a Primo Levi di accompagnarlo, perché dovranno portare un pentolone pesantissimo di 50 litri di questa zuppa per tutto il gruppo. E dunque vanno nelle cucine, non so dove siano, vanno a recuperare questo pentolone, e Piccolo dice a Primo Levi: ma adesso per tornare facciamo una strada più lunga, così abbiamo più tempo per chiacchierare. Una specie di sospensione improvvisa nella tragedia che vivevano, di fame, di fatica, del lavoro che facevano, non so che mese fosse, se era l'inizio del 44, era freddo glaciale nella Polonia di quel tempo, nell'Alta Slesia. E nel corso dell'inizio di questo percorso che fanno insieme, portando questo pentolone di 50 kg, Piccolo gli dice: mi devi insegnare l'italiano, io sono stato in ferie in Italia con i miei genitori, io voglio imparare l'italiano. Si parlano in francese fino a quel momento, perché Primo Levi parlava il francese. E Primo Levi decide che in quella parte di cervello che per fortuna continua a funzionargli bene, come gli è funzionato bene tutta la vita, che potrebbe usare quel capitolo di Dante, il 26° dell'Inferno, per quei brani che si ricorda, traducendogli, per cercare di insegnare l'italiano. E quel capitolo, il 26 dell'Inferno, è l'Ulisse dantesco. E l'Ulisse dantesco, come forse vi ricordate, non è come l'Ulisse omerico. L'Ulisse omerico è l'Ulisse che torna a casa dalla moglie, perché torna indietro. È la nostalgia che muove l'Ulisse omerico. Ulisse vuole tornare a quello che conosceva, a sua moglie Penelope, a suo figlio Telemaco, al padre che sarà morente, al cane Argo. Supera tutte le peripezie che questa epica di Omero li fa incontrare: la maga Circe, le sirene, il ciclope, tutto quello che sapete, tutto quello che possiamo incontrare nella vita come difficoltà, come abisso, come morte, come pericolo mortale, come le guerre, come le malattie, per tornare indietro al conosciuto. L'Ulisse dantesco è il contrario. L'Ulisse dantesco che parla a Dante, la descrizione che Dante ne fa dal fondo della fossa dove stanno i mendaci, cioè quelli che hanno raccontato bugie, perché Ulisse, il genio, aveva inventato il cavallo di Troia, cioè una bugia, una finzione per sconfiggere i troiani, gli parla avvolto ad un'altra figura e da una fiamma doppia, e gli racconta la storia che Dante ci trascrive, e cioè che lui convinse i suoi marinai ad andare oltre il conosciuto. Lì c'è il perché, la molla della voglia di conoscere. Poi Dante viveva nel 300, nel momento della diatriba tra aristotelici e anti-aristotelici, cioè tra chi, come gli aristotelici, pensavano che la conoscenza, la spinta alla conoscenza nell'uomo fosse illimitata, fosse il motore della vita, e chi invece aveva una visione più, diciamo, deterministica, fideistica, che non si potesse superare quello che non si conosceva. E invece l'Ulisse dantesco supera le colonne d'Ercole. E Primo Levi si ricorda a tratti questa storia. Ma è straordinario che nel luogo dell'assenza del perché Primo Levi ricordi questo, come un trattato dell'umanità. Noi dobbiamo, con la conoscenza, produrre la condizione umana della sopravvivenza. L'Ulisse dantesco, però, perché Dante non può superare il limite della sua appartenenza, diciamo, alla convinzione teologica, è l'Ulisse che dice sì con quelle parole così corte e straordinarie, dice: ma misi me per l'alto mare aperto
l'uomo è questo, così ha costruito la civilizzazione, l'apertura verso la conoscenza, ma poi soccombe perché Ulisse appunto racconta che dopo le colonne d'Ercole la nave con i suoi marinai dovette soccombere all'onda che li travolse, li fece 3 volte voltare in suso. Ma è questo un testamento straordinario. Il capitolo poi racconta del loro tragitto col pentolone e con Primo Levi, che si ricorda non tutta la cantica, ma dei pezzi, delle frasi, e che traduce, cerca di tradurre a Piccolo, ma è il messaggio che c'è dentro. Le dittature, i sistemi autocratici, i totalitarismi, e i luoghi dove non c'è libertà sono i luoghi dove viene negata la conoscenza, sono i luoghi dove non c'è un perché. Here is kein room, qui non c'è nessun perché, gli diceva quello che già conosceva le regole di quel posto. E Primo Levi nell'altro capitolo gli risponde, gli dice, noi siamo coloro che devono spingere la nostra conoscenza all'infinito. È vero, lo scrivo nell'ultimo libro che è uscito, mi rifaccio a un pensiero di Enzo Traversa, che è uno storico contemporaneo. Noi abbiamo accumulato una quantità di conoscenza sulla Shoah e comunque in generale sulla distruzione della Seconda Guerra Mondiale incredibile, spaventosa. Conosciamo dettagli infiniti su quello che è successo, abbiamo forme di documentazione straordinaria, fotografie, interviste, confessioni, e però lui dice non è che è sempre l'espansione della conoscenza, la somma della conoscenza ti porti alla comprensione, perché ci sono delle cose che ancora noi non possiamo comprendere. Se guardiamo all'etimo di comprendere, che vuol dire prendere con noi, farle proprie, l'SS ad Auschwitz avevano ogni tanto il divertimento di prendere i neonati che arrivavano nei carri bestiame, prenderli a due per i capelli, lanciarli in aria e fare il tiro al volo. Lo possiamo sapere perché abbiamo decine di testimonianze, ma non possiamo comprendere, non possiamo prendere con noi, ma l'obbligo della conoscenza, quello sì ce l'abbiamo. E la trasformazione della conoscenza in lezioni per l'oggi. Da quei racconti ci viene detto che abbiamo il dovere di sapere, cioè ci viene detto che abbiamo il dovere di non essere mai indifferenti, ci viene detto che abbiamo il dovere di sapere che ciò che è accaduto potrebbe riaccadere di nuovo. E abbiamo oggi il dovere, queste generazioni, di trasformare la memoria in lezione, perché verrà un tempo, speriamo il più lontano possibile, in cui non avremo testimoni diretti. E viviamo nel tempo della falsificazione digitale della verità, e ci diranno che ciò che loro dicevano non è così vero, ce lo dicono già, e cercheranno di negare un pezzo di quelle storie. Beh, allora noi abbiamo il dovere, l'obbligo morale, di tenere con noi le lezioni, perlomeno, di quelle storie e di continuare a tramandarle. Ti ringrazio. Grazie mille Emanuele Fiano per questo racconto, per tutti i riferimenti, per tutti i moniti. Grazie davvero per questa esperienza. Passiamo adesso agli interventi dei gruppi consiliari. Iniziamo con il Comune di Prato. Invito quindi al microfono il rappresentante della minoranza, il consigliere Stanase. Grazie, buonasera a tutti, che dire, è un giorno importante, è un'occasione veramente, veramente sentita. Io vorrei ringraziare a nome della minoranza innanzitutto gli organizzatori. Credo che questo percorso sia un percorso importante che le nostre istituzioni stanno portando avanti da anni, e credo sia un emblema anche dell'orgoglio del nostro territorio, un'eccellenza che sicuramente dobbiamo portare avanti. Il sottoscritto, Claudio Stanasel, porta con orgoglio l'eredità di 2 nazioni, Italia
e Romania. Due cuori che battono all'unisono per valori quali giustizia e libertà. Oggi, come vicepresidente del Consiglio Comunale, sento il dovere di parlare anche a nome di tantissimi cittadini pratesi che non hanno potuto partecipare a questa bella iniziativa, per promuovere le nostre speranze, sostenere i valori e gli ideali in cui crediamo. Non dimenticare, queste parole risuonano spesso in questo periodo, ma io credo che in questa sala, oggi, debbano assumere un significato ancora più grande, per un motivo in particolare. Le nostre città, Prato e Montemurlo, sono tessuti viventi di culture, di storie, sogni intrecciati. Ci ricordano che dalla diversità nasce bellezza, dalla compressione nasce la pace. Elie Wiesel, noto premio Nobel per la pace, nonché nato in Romania, un sopravvissuto ad Auschwitz, ci ha detto queste parole: l'opposto dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. E oggi qui noi dobbiamo insieme tutti, al di là di qualsiasi ideologia politica, rifiutare l'indifferenza. Scegliamo di amare, di ricordare, di combattere per quei valori e quegli ideali in cui crediamo fortemente. Il nostro impegno deve andare oltre la politica, oltre i confini, oltre le ideologie. E vorrei in questo senso ricordare un uomo delle istituzioni che ho rispettato, un uomo che non proviene magari dalla mia parte politica, un uomo che abbiamo perso di recente, e mi riferisco alla persona di David Sassoli, e soprattutto a un atto, un documento importante, e mi riferisco alla risoluzione del Parlamento europeo intitolata Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, che condanna fermamente gli atti di aggressione, i crimini contro l'umanità e le violenze dei diritti umani perpetrate dal regime nazista, dal regime fascista e dal regime comunista e dagli altri regimi totalitari durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi oggi ci dobbiamo ergere come guardiani della memoria, come difensori della libertà, quei valori in cui crediamo tutti. E in questo spirito il centrodestra di Prato, che ho l'onore di rappresentare in qualità di vicepresidente del Consiglio Comunale in questa sede, si è sempre impegnato in maniera ferma a difendere i valori e i principi fondamentali della nostra Costituzione, e lo abbiamo fatto anche di recente. Come ben esprimeva Winston Churchill, il prezzo della grandezza è la responsabilità, e la nostra storia recente è testimonianza di questa responsabilità e del nostro impegno. Non abbiamo mai tollerato, non tollereremo mai alcuna manifestazione, evento o iniziativa che possano minacciare o compromettere i principi su cui fonda la nostra Costituzione italiana. Vorrei concludere questo discorso ringraziandovi perché oggi abbiamo portato avanti un percorso che andrà avanti a prescindere da chi un domani vincerà le prossime elezioni amministrative, un percorso che deve mettere insieme il giorno della memoria, ma anche il giorno del ricordo, perché non solo dobbiamo ricordare e dobbiamo fare tesoro di queste esperienze, ma dobbiamo far sì insieme, a prescindere dalle nostre ideologie, che mai più succeda quanto è accaduto. Io vi ringrazio. Grazie consigliere, chiamerei quindi qui il rappresentante della maggioranza, il consigliere, il capogruppo Marco Sapia. Grazie, e ovviamente mi associo a chi mi ha preceduto, gli interventi che sono stati ovviamente di uno spessore eccezionale, e racconti appunto del passato che ci hanno accompagnato in questo percorso dei comuni di Montemurlo e Prato, e questo ci fa onore, perché penso di parlare ovviamente a nome di tutta la maggioranza sia un'iniziativa che abbiamo sempre accolto favorevolmente. E questo ovviamente è l'ultimo di questo passaggio, e io
rispetto a quello che è stato detto molto, vorrei fare due semplici notazioni che mi pare poi siano il filo rispetto a quanto rappresenta appunto questo Consiglio Comunale straordinario. Quello che lega inscindibilmente il passato e il presente. Quindi l'importanza appunto della conoscenza e della conoscenza appunto di quello che è successo in Europa, perché tutto il continente europeo ha vissuto questa immane tragedia dell'Olocausto e anche oltre i confini dell'Europa è arrivata l'eco. Quindi dopo la fine di questa immane tragedia, la possibilità che i sopravvissuti abbiano iniziato con grande forza e coraggio a raccontare quello che era successo e soprattutto poi il compito degli storici che hanno iniziato un percorso tortuoso e difficile, anche andando contro a qualsiasi negazionismo che tuttora noi vediamo che sale alla ribalta, e contro appunto il revisionismo storico, che è tutto un filone della storiografia che è venuto fuori tra gli anni 70 e 80 anche nel nostro paese. Questa interpretazione della storia, purtroppo, anche con i fatti politici, ha generato fenomeni che purtroppo anche oggi noi vediamo salire alla ribalta della cronaca, e vengo al presente. Non ultimo, ma direi per importanza forse quello più incredibile, proprio nelle scorse ore si legge sulle cronache di manifestazioni di massa in Germania contro appunto il rischio, un rischio democratico, che appunto il paese proprio che ha vissuto, da dove è nata questa tragedia, queste manifestazioni contro AfD, perché si parla appunto di un piano, di un presunto piano per cacciare, un piano di espulsione di massa contro gli immigrati. Ecco, si legge proprio questo e si vede centinaia di migliaia di manifestanti sostenuti dal Presidente della Repubblica Steinmeier contro il rischio appunto democratico, che possa appunto la nostra democrazia cadere sotto i colpi di questa involuzione. Questo si vede non soltanto in Germania, purtroppo ci sono appunto notizie che vengono dagli Stati Uniti con le primarie del Partito Repubblicano, dove Trump sembrerebbe prevalere almeno nei primi stati. Ci sono notizie che vengono appunto anche da altri stati europei dove l'estrema destra è sempre più forte. Quindi questo è il panorama purtroppo a livello internazionale che si presenta a pochi mesi dalle elezioni europee, e questo appunto noi dobbiamo rifletterci e farcene carico in maniera importante. Qui mi parlo per tutte le forze democratiche a livello europeo, perché noi dobbiamo davvero essere militanti della democrazia affinché quello che abbiamo vissuto, quello che hanno vissuto milioni di persone, non possa davvero ripetersi più. Questo è il messaggio che voglio trasmettere. Grazie. Del comune di Montemurlo chiamerei per l'intervento Rudy Baglioni, il consigliere Rudy Baglioni. Prego.
Buonasera, intanto grazie Presidente, grazie Presidenti, grazie alle forze dell'ordine, grazie a tutti gli amministratori e tutti i consiglieri presenti a questa giornata veramente importante. Io sarò molto veloce, vorrei riprendere alcune parole espresse dal prefetto Annizzaro qualche giorno fa riguardante appunto la giornata del 27 gennaio. Dinanzi al senso di infinita atrocità che ciascuno di noi avverte se rivolge il pensiero all'Olocausto, è compito, credo, di tutte le istituzioni e di tutti i cittadini occuparsene e pensare. Le parole spese da Hannah Arendt, filosofa politica ebrea, nel suo lavoro La banalità del male, richiamano l'attenzione di tutti, sia i rappresentanti del governo sul territorio, i sindaci e le autorità politiche e i cittadini. Non era che un'azione banale, un'azione ordinaria, banale ed ordinaria, talmente banale da divenire brutale senza nemmeno accorgersene. Così Hannah Arendt riporta le azioni descritte da Adolf Eichmann, gerarca nazista condotto a processo a Gerusalemme nel 1961, il quale, dinanzi all'attonito giudice, afferma di non aver sentito la responsabilità e di non aver capito di compiere il male perché il male non aveva pensato. E noi sappiamo che la linea che divide il bene e il male esiste soltanto se esiste il pensiero vigile e critico. L'ascolto dei resoconti del processo di Eichmann non ci lascia scampo, ci costringe a pensare a tutte quelle azioni compiute anche oggi, atroci sì, ma vissute come banali e ordinarie. La giornata della memoria è stata istituita dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul ricordo dell'Olocausto, con cui richiama gli Stati membri a sviluppare programmi educativi, come già richiesto dall'UNESCO, per accrescere la consapevolezza alle future generazioni e prevenire così atti di tale atrocità. La scelta del 27 gennaio vuole ricordare il giorno in cui, voi sapete bene, le truppe sovietiche arrivarono presso la città di Auschwitz, liberandola così dalla egemonia nazista. La Repubblica Italiana riconosce il giorno del 27 gennaio la data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, ossia lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio a rischio della propria vita ed hanno salvato vite e protetto perseguitati. È per questo che il giorno della memoria ci coinvolge tutti, istituzioni e cittadini, ci esorta a riflettere sul passato per progettare meglio il nostro futuro. Non ci sarebbe progetto di vita comune senza la capacità di ricordare. Non è il caso dei greci la parola che indica la verità sia quella che nega l'oblio. Dire la verità è ricordare, sollevare dal nascondimento. Quindi sia un monito per tutti questa giornata, il 27 gennaio, ci dia la possibilità di poter riflettere e di capire, di non scordare mai questi avvenimenti. Grazie mille. Grazie al consigliere Baglioni. Chiamerei per l'intervento della maggioranza del Comune di Montemurlo la consigliera Amanda Lavagli. Grazie Presidente e grazie a tutti. Il mio intervento inizia leggendo... il mio intervento inizia leggendo alcuni passi di Primo Levi, Se questo è un uomo. Patrimonio dell'università, come ci ha ricordato Carlo Grippi. È l'ottobre del 1944. Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l'inverno non venisse. Ci siamo aggrappati a tutte le ore tiepide. A ogni tramonto abbiamo cercato di trattenere il sole in cielo. Ancora un poco, ma tutto è stato inutile. Ieri sera il sole si è coricato irrevocabilmente in un intrico
di nebbia sporca, di ciminiere e di fili. E stamattina è inverno. Noi sappiamo cosa vuol dire, perché eravamo qui l'inverno scorso e gli altri lo impareranno presto. Vuol dire che nel corso di questi mesi, dall'ottobre all'aprile, su 10 di noi, 7 moriranno. Chi non morrà soffrirà minuto per minuto, per ogni giorno, per tutti i giorni, dal mattino avanti l'alba fino alla distribuzione della zuppa serale, dovrà tenere costantemente i muscoli tesi, danzare da un piede all'altro, sbattersi le braccia sotto le ascelle per resistere al freddo. Dovrà spendere pane per procurarsi guanti e perdere ore di sonno per ripararli quando saranno scuciti. Poiché non si potrà più mangiare all'aperto, dovremo consumare i nostri pasti nella baracca, in piedi, disponendo ciascuno di noi di un palmo di pavimento. E appoggiarsi alle cuccette è proibito. A tutti si apriranno ferite sulle mani e per ottenere un bendaggio bisognerà attendere ogni sera per ore in piedi, nella neve e nel vento. Come questa nostra fame, che non è la sensazione di chi ha saltato un pasto, così il nostro modo di aver freddo esigerebbe un nome particolare. Noi diciamo fame, diciamo stanchezza, paura, dolore, diciamo inverno, e sono altre cose. Sono parole libere, create e usate da uomini liberi che vivevano godendo e anche soffrendo, ma nelle loro case. Se i lager fossero durati più a lungo, un nuovo, aspro linguaggio sarebbe nato. E di questo si sente il bisogno per spiegare che cos'è faticare l'intera giornata nel vento sotto zero, con solo addosso camicia, mutande, giacca e brache di tela. In un corpo, debolezza e fame e consapevolezza della fine che viene. Anche questa è memoria, anzi, è questa la memoria. Ce l'hanno ricordato bene chi è intervenuto prima di me. La Shoah è stata non solo ebraica, ma universale. Il disprezzo e l'odio per tutti loro mostra l'infamia, l'imbecillità di odiare e disprezzare qualsiasi comunità umana. Una Shoah è sempre possibile, è sempre, dovunque, in agguato, contro chiunque e riprendendo di nuovo le parole di Primo Levi, diceva questo. Pochi paesi possono essere garantiti da una futura marea di violenza generata da intolleranza, da libidine di potere, da ragioni economiche, da fanatismo religioso e politico, da attriti razziali. E tutti noi, proprio in questo momento, capiamo quanto questi concetti siano tremendamente attuali. È nostro dovere, come gruppo consiliare, come partito, impegnarci attivamente per promuovere l'educazione sulla storia, incoraggiando programmi scolastici che raccontino in modo accurato e completo le pagine buie del passato. Solo attraverso la conoscenza possiamo contrastare la disinformazione e formare cittadini consapevoli e responsabili. Mi rivolgo alle ragazze, alle giovani donne della quinta A del liceo Brunelleschi e ringrazio ancora la professoressa Sinforosa Petruccelli per averle condotte qui oggi. E mi rifaccio alle ultime parole dell'intervista del nostro Marcello che diceva questo: siate curiose, la conoscenza, l'essere curiosi ci aiuta sempre. E mi rivoglio fare, mi voglio riprendere, se me lo permette, dottor Fiano, quello che ha detto sulla Divina Commedia. Lei ha parlato di Primo che decantava alcuni versi della Divina Commedia a memoria, dicendo che era un gran messaggio
di libertà, di apertura. Io ci leggo anche un altro messaggio. Il sapere, avere conoscenza, ci porta anche nei momenti più bui, in un inferno come quello che era Auschwitz, una luce, ritornando al tema della luce. Non solo una luce, ma un momento di spensieratezza fra di loro, per loro. E questo avviene solo per le persone che sono curiose, curiose, che sanno, che sono capaci. Perciò ragazze, imparate, conoscete e siate sempre curiose. Grazie a tutti. Un saluto all'assessora Vespi, che ha la delega alla memoria, interviene anche per l'assessora Santi, che purtroppo non può essere qui con noi. E le ringrazio entrambi perché con queste amministrazioni di questa legislatura è stata, i sindaci hanno dato anche questa delega alla memoria, quindi hanno concesso a tutti noi, insomma, anche di lavorare oltre questi giorni, in particolare questi 27 gennaio, per noi anche gli scioperi del marzo e il 6 settembre, insomma tutte quelle che sono le iniziative che si svolgono durante l'anno e che vi vedono anche impegnate con le scuole in particolare. Sì, anch'io ringrazio entrambi i presidenti. In questi anni, questo non vuole essere tanto un intervento quanto un ringraziamento, mi unisco un po' a quello che ha detto anche la nostra presidente all'inizio, un ringraziamento per il lavoro di questi 5 anni. Questi 5 anni sono stati anni importanti. Ringrazio il mio sindaco e quello di Prato, naturalmente anche a nome dell'assessore Ilaria Santi, perché ci hanno dato la possibilità di lavorare su un tema che non è scontato. Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di avere con noi in questi anni a supporto il dottor Iozzelli, la dottoressa Brunelli, Elena Bresci, il museo, la fondazione, come ricordava anche prima l'assessora Nardini. In questi anni abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare e andare anche nei luoghi della memoria e andare ad Auschwitz 1, come ci ricordava anche prima il dottor Fiano, andare a Birkenau, avere la possibilità di andare a Mauthausen, vivere quei luoghi insieme a migliaia e migliaia di ragazzi che in questi anni, grazie alla regione, grazie al lavoro dei comuni e di tutte le istituzioni, sono potuti andare in quei luoghi. Ecco, questo è stato per noi fondamentale, è stato fondamentale anche per una formazione personale, per un'esperienza personale, per cercare di capire. Certo non si comprende, perché naturalmente, quello che è stato detto prima, mi trova completamente d'accordo. In questi anni visitare i luoghi, parlare con i testimoni diretti, avere la possibilità anche di scambiare opinioni, dialoghi anche con i testimoni che sono oggi purtroppo solo indiretti, perché naturalmente i testimoni diretti piano piano ci stanno lasciando, però ecco, questo non ci ha permesso, penso, né a me né a nessun altro di comprendere quello che sono stati quei luoghi e che cosa hanno rappresentato nella storia, nella vita delle persone, nelle famiglie che sono state spezzate, non solo nelle vite ma anche poi anche nelle famiglie spezzate. E non si può comprendere, però sicuramente si può cercare di conoscere, e questo l'abbiamo fatto ed è stato il lavoro che entrambi i comuni abbiamo cercato, insomma, di portare avanti, di portare conoscenza nelle scuole, di mettere risorse ed energie per far sì che, insomma, che questa conoscenza si potesse diffondere il più possibile. Domattina questa sala ospiterà per l'ennesima volta, sembra quasi, però è un grande onore per noi, perché domattina Andrea e Tatiana Bucci saranno di nuovo con noi, come lo sono state in questi anni, sono nostre cittadine onorarie. Marcello è stato qui diverse volte, è nostro cittadino onorario anche lui. Abbiamo luoghi della memoria in questo comune che abbiamo voluto creare, perché poi alla fine Montemurlo non aveva luoghi della memoria, ma abbiamo un luogo che ricorda Marcello, che è il luogo poi della sua cattura, che lui ha riconosciuto come il luogo della cattura. Abbiamo un giardino che abbiamo voluto intitolare a Sergio De Simone, nonché cugino di Andrea e Tatiana Bucci, che è deceduto durante, naturalmente, la Seconda Guerra Mondiale, mentre loro ce l'hanno fatta. E quindi è stato un lavoro veramente importante, che spero che chiunque ci sia dopo di noi, insomma, come è stato detto da tanti, da tutti,
questo lavoro va continuato, perché insomma questo pensiamo sia importante. Quello che succede intorno a noi non è che ci lascia grandi speranze, sicuramente, perché la realtà ci dimostra che tanto lavoro ancora deve essere fatto in questo senso, però insomma noi l'abbiamo fatto, continueremo a farlo se ci verrà data la possibilità, e saremo qui per continuare a portare avanti insomma tutto quello in cui abbiamo creduto in questi anni e che riteniamo fondamentale. Quindi davvero grazie, grazie a tutti, e grazie ancora al mio sindaco che insomma con l'istituzione della delega alle politiche della memoria insomma ha dato la possibilità di continuare un lavoro di anni e anni insieme, e naturalmente grazie anche al sindaco di Prato a nome dell'assessora Santi, con la quale mi sono confrontata e della quale porto naturalmente i saluti qua oggi. Grazie davvero. Grazie assessore, sta ora il sindaco del comune di Prato, Matteo Viffori. Ma io ovviamente non ho molto da aggiungere dopo quello che Carlo prima, ma soprattutto Emanuele hanno raccontato durante questo consiglio straordinario. Lo abbiamo detto, è il nostro compito, è il dovere di ogni istituzione continuare a fare quello che siamo tenuti a fare, raccontare, dire, riportare quelle che sono le vite vissute, le tragedie di Lorenzo e quelle del babbo, della famiglia di Emanuele, ma delle testimonianze che costantemente proviamo a ripetere, diciamo, come unica grande anestetico, cura al virus di un fascismo latente, più o meno latente in questo paese, ma non solo, diciamo, purtroppo ogni tanto prova a uscire dall'anonimato in cui la storia l'ha relegato per trovare a rialzare la testa, l'abbiamo visto, non ho timore. Io penso che diciamo, gli anticorpi di questo paese siano sufficientemente robusti, ma è bene non abbassare mai la guardia, essere consapevoli che ogni giorno che perdiamo nel non raccontare quello che è stato, esattamente quello che è stato, è un giorno noi rischiamo di regalare a quel virus, rischiamo di farlo, di rendere diciamo, un po' più forte, un po' più dire, penetrante rispetto alla nostra società. Io penso che questo sia un modo, quello del Consiglio Comunale congiunto, del racconto di quelle che sono le storie che hanno come dire, attraversato le nostre comunità. Marcello Martini è uno dei protagonisti del racconto, è stato, ma insomma noi siamo di fronte a dei giganti della storia. Da questo punto di vista, voi sapete come dire, questa città, lo dico agli amici, a Carlo, Emanuele soprattutto, come questa città sia stata apripista rispetto a quella relazione di pace fra i luoghi che hanno visto la morte dei nostri concittadini e il nostro comune, la città a gemellaggio che Roberto Castellani, Erval Vannini hanno voluto con Ebenze sotto campo di Mauthausen, dove vennero rinchiusi e trovarono la morte i nostri concittadini deportati da Prato tutto dopo lo sciopero del 1944, è diciamo la prova provata di come si possa superare il dolore della storia raccontando quello che però la storia è stata, senza negarlo, come ha fatto Emanuele nel suo racconto crudo ma assolutamente dire capace di toccare le corde del sentimento, perché ti racconta quello che era, non è una storia, quello è stato, tornerà, non credo, io voglio essere ottimista da questo punto di vista, la storia è un'insegnante straordinaria, ma solo se quella storia la raccontiamo, la continuiamo a dire, valutandola, scoprendone sempre nuovi protagonisti, diciamo in questo modo, e se mettiamo chiara e netta la vicenda tra chi era dalla parte del giusto e chi era dalla parte dello sbagliato della storia, con rispetto dei dolori, dei morti, ci mancherebbe. E su questo poi costruire quelle che sono poi diciamo, i percorsi, le dinamiche che ci hanno portato a quei valori costituzionali che sono il perimetro non valicabile che ci rende in grado di discutere, di essere protagonisti di quello che è il sale della politica, del confronto anche acceso tra sensibilità, idee, progetti, ma che ci tiene tutti quanti dentro a dei valori condivisi e sappiamo essere figli di quella tragedia e di quegli anni. Questa è la sfida delle istituzioni,
questa è la sfida dei partiti, questa è la sfida delle donne e degli uomini che servono la pubblica amministrazione, fatemi dire, non solo, di tutti noi, anche di noi cittadini, di essere consapevoli che questa è una storia che c'è, è una storia che va costantemente raccontata, curata, come fa il Museo della Deportazione e della Resistenza, che trova le storie, le approfondisce, racconta quelle che sono state effettivamente per come sono andate, le tramanda e ci permette di avere le testimonianze di chi in quel lager c'è passato e ha avuto la sorte di poterne uscire e potercelo raccontare, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la sfida democratica dell'oggi, fatemi dire così, e apprezzo il modo con cui le minoranze, le maggioranze costituite dentro i consigli comunali però si approcciano a questo consiglio comunale, consapevoli che da domani torneremo a discutere, a confrontarci, ma consapevoli anche poi c'è un momento, diciamo, di quiete che è rappresentato dalla storia, dal racconto della storia e dai valori costituzionali che da quel racconto poi sono scaturiti, che sono i nostri. Sono quelli di chi decide di misurarsi la democrazia con i voti, con la campagna elettorale, con il prendersi carico, con i ruoli ognuno che, diciamo, poi i cittadini ci assegnano delle nostre comunità. È un valore maggiore, lo dobbiamo fare da privati cittadini, ma ovviamente come uomini e donne delle istituzioni abbiamo un compito che ha un valore più importante, perché diciamo, ne dobbiamo essere assolutamente consapevoli e costantemente guidati da quel percorso. Sono contento che questa sia una tradizione ormai consolidata, la assegniamo a chi ci sarà dopo di noi, lo assegniamo ai prossimi consigli comunali, verranno rinnovati appunto l'anno prossimo, a giugno prossimo, lo assegniamo a tutti noi, comunque vada, qualsiasi sia il ruolo che avremo successivamente. Questo è il patto democratico che credo ci possa tenere tutti quanti insieme. Credo che il lavoro che hanno fatto i presidenti dei consigli comunali, ovviamente l'organizzazione di questo momento, sia un patrimonio davvero condiviso e condivisibile, ovviamente. Questo è. Io di nuovo voglio esprimere il ringraziamento per tutti voi, il ringraziamento per quelle che sono le parole che ho sentito oggi e, come dire, il rilancio della sfida, diciamo così, democratica, di mantenere alta l'attenzione e di mantenere alta la voce del racconto, mantenerla su un tono molto elevato, quello è il tono che sono quando noi raccontiamo quello che è stata la storia e quelle che sono state le vicende che ci hanno portato ad essere quelli che siamo, perché se siamo quelli che siamo è perché ci sono state donne e uomini che hanno avuto il sacrificio che ci ha raccontato Manuele Fiano pochi minuti fa, e quello che costantemente durante questo consiglio comunale congiunto raccontiamo, le sorelle Bucci racconteranno domani la straordinaria esperienza che io ho avuto di sentire l'ultima esposizione pubblica di Liliana Segre a Rondine, insomma, storie che ci servono per essere la società che siamo e possibilmente per lavorare per una società migliore. Grazie davvero a tutti. Grazie al sindaco di Prato, lascio la parola al sindaco di Montemurlo, Simone Canavari. Buonasera, innanzitutto a tutti, ovviamente porto anch'io i miei saluti a tutti i presenti, ovviamente ai cittadini, a tutti i consigli comunali, il consiglio comunale di Prato, il consiglio comunale di Montemurlo, a tutte le autorità, le associazioni, la comunità ebraica, insomma tutte le varie personalità che hanno voluto non mancare anche a questo consiglio comunale congiunto e straordinario del comune di Montemurlo e del comune di Prato. E saluto ovviamente, ringrazio e lo faccio in modo davvero sentito i due presidenti dei consigli comunali, quindi Gabriele Alberti e Federica Palanghi, perché lasciatemelo dire, questa esperienza e questo modello, insomma, di consigli comunali congiunti su questo tema così importante lo dobbiamo per gran parte a loro, a quella è stata la loro volontà di metterci insieme, diciamo, in questi anni nel parlare di un tema così fondamentale, penso, per chi come noi, insomma, si occupa della cosa pubblica e ha responsabilità nei confronti delle nostre comunità. E quindi davvero li ringrazio, perché questi consigli comunali lo sono stati in passato, lo sono stati oggi,
un'occasione ovviamente per confrontarci, per riflettere insieme su questi grandi temi e anche delle occasioni importanti, lasciatemelo dire, per ascoltare delle testimonianze, dei racconti e insomma anche degli interventi di grande valore, di grande preziosità che ci hanno potuto toccare negli anni dentro. Ricordo quelli fatti nei consigli comunali degli anni passati e ne abbiamo avuto testimonianza oggi con quelli che sono stati ovviamente gli interventi dei nostri ospiti, di Carlo Greppi e di Emanuele Fiano, quindi interventi ovviamente che ci toccano e che ci danno delle emozioni fortissime su un tema che sappiamo ovviamente ha una forza enorme per quello che purtroppo è accaduto ormai diversi anni fa, ma che purtroppo insomma l'uomo ha causato, diciamo, si parla ovviamente della peggiore nefandezza che purtroppo è accaduta nella storia dell'uomo. E quindi io ovviamente ringrazio i due ospiti e li ringrazio anche perché non nascondo sia quello che è stato il racconto di Lorenzo che quello che sono stati i riferimenti, oltre a suo padre ovviamente, ma anche a quello che se questo nuovo di Emanuele Fiano poc'anzi mi hanno permesso di rivivere stasera proprio mentre li ascoltavo, quelli che sono i miei ricordi, quelle emozioni della mia prima lettura proprio di Se questo uomo, patrimonio universale, un patrimonio ovviamente di conoscenza straordinaria, un fatto di memoria per tutti noi. E mi sono ricordato proprio della prima volta che l'ho letto, ero probabilmente ragazzino molto piccolo, di quelle che sono le emozioni, le sensazioni, i brividi anche qualche lacrima che purtroppo quella lettura mi provocò e mi causò per quella che ovviamente era la descrizione del campo di concentramento e di tutto quello che è accaduto e di quello che è successo. E io penso che bisogna ripartire proprio da lì, nel fare la memoria, nel promuovere appunto la memoria di quelle che sono le emozioni che possiamo e dobbiamo trasmettere. Dobbiamo trasmettere soprattutto a chi è più giovane, le giovani generazioni. Qui noi abbiamo avuto la fortuna stasera di avere in sala Banti, una presenza di alunni e di studenti del liceo Brunelleschi che ringrazio. Io penso che proprio nei confronti loro noi dobbiamo fare tutto quello che è per noi possibile per trasmettere tutto questo con la massima forza, la massima determinazione. Io penso che sia assolutamente un dovere assoluto nostro riuscire a trasmettere tutto questo, trasmettere quelle emozioni e soprattutto riuscire ovviamente a parlarne anche con quelli che sono, diciamo, i nuovi modelli comunicativi. Quindi anzi, io ringrazio ancora i due presidenti del Consiglio anche per quella che è, diciamo l'anticipazione che ne è stata fatta in questa seduta del Consiglio Comunale rispetto a questo fumetto che parla di Marcello Martini sulla marcia della memoria. Penso che sia un modo innovativo, importante per parlare più giovani, per cercare di far sì che questi giovani possano insomma ricevere e possano capire quelli che sono gli insegnamenti purtroppo di tutto quello che è accaduto. Però penso che ci si debba interrogare ancora con maggior forza, ancora su ulteriori modalità, anche su quello che può essere ancora fatto per trasmettere ai giovani tutto questo. E lo dobbiamo fare, io penso, perché tutto questo è assolutamente necessario. E lo è, lasciatemelo dire anche a me, prima qualcuno lo ha detto, ma no, io ci tengo insomma anch'io a rimarcarlo, in un momento storico come questo. Penso che sia assolutamente necessario fare memoria e riuscire a fare nel modo giusto, perché quello che è il mondo di oggi purtroppo lo sappiamo, è un mondo complesso che vive tutta una serie di pagine che purtroppo fanno riaffacciare la violenza, fanno riaffacciare l'odio, fanno riaffacciare le guerre, diciamo, nella quotidianità e in quello che è il vissuto di ognuno di noi a pochi chilometri di distanza anche da noi. E quindi questo mondo che vede, diciamo, questa china che probabilmente è abbastanza pericolosa, penso richieda a ognuno di noi uno sforzo ancora maggiore nel poter raccontare quello che ormai, diciamo, 80 anni e più fa è accaduto, quella che è la storia della deportazione, quella che è la storia ovviamente della Shoah e quelle che sono state ovviamente anche tutte le ulteriori nefandezze, tutti i crimini che sono stati perpetrati in quel periodo che è stata la Seconda Guerra Mondiale. Questo penso sia un nostro dovere assoluto, soprattutto perché dobbiamo contrastare l'indifferenza che, ahimè, non nascondo, purtroppo ogni tanto registriamo almeno in una parte delle nostre comunità. Penso che questo sia il rischio più forte. Non possiamo acconsentire di avere indifferenza, perché l'indifferenza significa ovviamente non comprendere, perché come ci ha insegnato Primo Levi comprendere è impossibile, però vuol dire non aver conosciuto, non aver consapevolezza di quello che è accaduto e del rischio che potremmo correre ancora oggi. Io non vi nascondo
Anch'io non ne ho timore, però sinceramente quando vedo quei rigurgiti neofascisti, neonazisti che stanno interessando la nostra Europa, mi preoccupo e penso che anche lì bisogna mettere un argine, bisogna cercare ovviamente di affrontare situazioni che vedo ad esempio in Germania stanno portando in questo momento un confronto importante su quelle appunto sono queste presenze neonaziste, probabilmente dovrà essere qualche cosa, dovremmo fare tutti insieme anche con quello che è ovviamente il riconoscimento di ognuno di noi in quello che è la storia, in quello che è la nostra Costituzione del nostro Paese, rispetto a anche qualche rigurgito neofascista che probabilmente, non per timore, ma per quello che è ovviamente l'importanza e la necessità di mettere un freno a eventuali rischi, dovremmo fare anche qui in Italia. Probabilmente bisognerà interrogarsi su quella che può essere una legge contro l'apologia del fascismo. E quindi sicuramente le questioni sono tante, però ecco, in tutte queste questioni parlare di memoria significa sicuramente riaffermare quelli che sono i valori della nostra Costituzione, quelli che sono i valori sui quali si fonda la democrazia dei nostri consigli comunali, della nostra regione, del nostro Stato, quindi valori ovviamente che mettono al centro la pace, la giustizia, mettono al centro quindi la possibilità per ognuno di noi di esprimersi in quelle che sono ovviamente le proprie opinioni. E su un aspetto io penso bisognerà lavorare, ed è un aspetto che sinceramente avvicinandosi a questo consiglio comunale ho voluto insomma interrogarmi, perché effettivamente vi dicevo, questa è una società che vede sempre più individualismo e vede probabilmente l'affiorarsi di una serie di criticità, e mi è, diciamo, questo aspetto, questo insegnamento mi è venuto fuori da alcune parole che ho letto in un libro recentemente di Edith Bruppe. Io voglio rileggere in questo consiglio questo piccolo brano, perché è una parte terminale del libro Il pane perduto, non so chi di voi, quanti di voi lo abbiano letto, e in questa parte conclusiva del libro praticamente Edith Bruppe scrive una toccante lettera a Dio dal quale, diciamo, molte volte lei si è sentita inascoltata. E questa parte dice: se sono sopravvissuta, avrà un senso? No? Ti prego, per la prima volta ti chiedo qualcosa. La memoria, che è il mio pane quotidiano, per me infedele fedele, non lasciarmi nel buio o ancora da illuminare qualche coscienza giovane nelle scuole e nelle aree universitarie, dove in veste di testimone racconto la mia esperienza di una vita, dove le domande più frequenti sono tre: se credo in te, se perdono il male, se odio i miei aguzzini. Alla prima domanda arrossisco, come se mi chiedessero di denudarmi. Alla seconda spiego che un ebreo può perdonare solo per se stesso, ma non ne sono capace, perché penso agli altri annientati che non perdonerebbero me. Solo alla terza ho una risposta certa. Pietà sì, verso chiunque, odio mai, per cui sono salva, orfana, libera e per questo ti ringrazio. Ecco, questo odio mai, questo insegnamento, io penso che sia questo su cui agire, perché purtroppo appunto oggi vediamo quanto odio possa passare dalle TV, e molte volte io mi preoccupo perché mi sembra che tutti noi siamo un po' assuefatti da queste immagini, da quelle possano essere le scene di violenza, di bombardamento che passano, dalle uccisioni, vediamo uccisioni purtroppo in tanti contesti di guerra a livello internazionale, e quindi noi dobbiamo secondo me respingere quest'odio, respingere tutta questa violenza, ed è un po' anche quella lezione, prima giustamente Fiano parlava di insegnamenti e di lezioni, che ad esempio i padri costituenti ci hanno lasciato con l'articolo 11 della nostra Costituzione, che parla di ripudio della guerra per risolvere le controversie internazionali. Quindi io penso si debba partire anche da lì, nei confronti di tutti, anche da qui, da Montemurlo, da Prato, perché è un qualcosa secondo me di fondamentale per far sì che promuovere la memoria serva per conoscere quello che è accaduto, ma serva soprattutto per fare un argine a rischi che purtroppo ancora oggi potrebbero esserci e potrebbero riguardare tutti noi. Prima l'assessore Vespi ricordava l'impegno che come Comune di Montemurlo abbiamo messo nel voler segnare alcuni punti del territorio. Abbiamo segnato dei giardini, ha ricordato
alcuni di questi, io aggiungo il giardino Erasmo Meone, abbiamo voluto segnare una rotonda qui di fronte al Palazzo Comunale, non ha riguardato la deportazione all'Olocausto, ma l'abbiamo voluto ad esempio intitolare ad Anna Pardini, ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, perché pensiamo appunto con questi luoghi, con questi segnali che sul territorio si possa, diciamo, segnare, si possa insomma aiutare nella quotidianità le persone a interrogarsi davvero su quello che è accaduto e quindi perpetrarne la memoria con maggior forza. Noi a tutto questo ci crediamo e quindi ecco, io davvero ho avuto il piacere anche stasera di poter ascoltare tutti e devo dire mi ha fatto piacere anche a me, come prima Matteo ricordava, quello che è, diciamo, la condivisione di fondo che ci unisce tutti quanti su un tema così fondante per la nostra democrazia e per il nostro paese. Io l'augurio che, diciamo, mi permetto di fare a ognuno di noi è di poter proseguire con lo stesso impegno, con la stessa determinazione su questo tema, perché penso sia fondamentale soprattutto per poter non vanno dati mai per scontati, quindi per salvaguardare, per proteggere quei valori che fanno parte della nostra democrazia, del nostro paese e soprattutto penso anche insieme un segnale da Prato e Montemurlo per cercare di dare ovviamente a questo mondo un po' più di pace, che è la cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno, quindi un mondo di pace. Quindi davvero grazie a tutti. Grazie al sindaco Calamai, siamo quindi giunti a conclusione di questa seduta. Vi ricordo che abbiamo in anteprima per tutti voi una copia del fumetto di Marcello Martini. Sono le ore 19:27, ringrazio tutti gli intervenuti, tutti gli ospiti e dichiariamo chiusa questa seduta del Consiglio Comunale sia di Prato che di Montemurlo. Arrivederci, buona serata.